Poi questa è un'assemblea aperta. Abbiamo chiesto ai giornalisti locali di aderire a questa proposta di format per renderla libera completamente. Insomma, ci sottoporremo alle domande più disparate, naturalmente le abbiamo concordate tutte, come sapete, no? Poi daremo l'assegno. Però abbiamo preferito questa formula per rendere la serata meno noiosa, più libera e più aperta, perché poi se no ci sarebbe stato il solito sermone del segretario del partito, poi a una certa ora una parte si sarebbe stancata, un'altra parte sarebbe andata a lavorare, chi è timido le domande magari non le fa, qualche faginoroso che come sempre si vuole distinguere magari occupa la serata, lo potrà fare anche stasera perché non ci sono butta fuori né servizio d'ordine, quindi ognuno può fare quello che vuole, e quindi abbiamo scelto questa formula. Non so se sarà di gradimento, se potrà funzionare, però ci proviamo per vedere se la politica può essere ancora di più a portata di mano di tutti. Questo è quello che tendiamo di fare come partito organizzato. Se non ci rinnoviamo un po', poi dopo insomma le conseguenze sono quelle della disaffezione oppure della tastiera, no? Come si dice, in questi giorni sono stato a letto con l'influenza, quindi ho avuto modo di farmi un corso di aggiornamento, ho visto tutti questi tastieristi, è una bella cosa, anche quella è una forma di democrazia, io preferisco i confronti comunque. Ecco, stasera siamo qui per questo. Do subito, non mi dilungo, l'obiettivo è questo, do subito la parola non li ho ringraziati. Raffaele, né presentati, scusate, Raffaele Vitali, la provincia di Fermo.com, l'unico giornalista online presente questa serata, poi c'è la carta stampata, Marisa Colibazzi, il resto del Carlino e per Paolo Pierleoni il Corriere Adriatico. C'è il sindaco. Nostro gradito ospite che salutiamo, grazie a tutti i presenti. Ringrazio anche Toffanello che ha chiesto di fare le riprese della serata, noi naturalmente non abbiamo nulla in contrario. Quelle del PD non li presento perché li conoscete tutti. Comunque Pari del Zallocco, capogruppo del Consiglio Comunale PD, e Norberto Clementi, neo assessore PD in questa giunta. Ce l'ho. Buonasera a tutti. Come vedete Fabiano gli piace parlare, ma lo bloccheremo quanto prima. Riprese, giustamente, insomma, mancherebbero solamente i 5 Stelle e i Grillini per questa maggioranza che si è allargata e sta cambiando. E io partirei proprio da questo, perché qui stiamo a celebrare, se vogliamo, un matrimonio perfetto, perché abbiamo l'APD con il PD, quindi abbiamo solo uomini e donne che questa sera si fondono e tornano uniche. E vorrei invitare per la prima domanda, me lo consentirà, visto che è ospite parlante sul manifesto, il sindaco Alessio Terrenzi. Per cui, se posso Alessio, ti coinvolgo subito, così introduciamo e diamo così una linea a questa discussione. E vorrei partire da quello che era un po' il cavallo di battaglia della campagna elettorale, ovvero perché io non sto correndo con il Partito Democratico. Fondamentalmente tra i tanti motivi ce n'era uno che mi colpì inizialmente, perché i partiti, quelli veri strutturati, ingolfano il cammino, rischiano di modificare, bloccare e indirizzare le scelte, quindi insomma sono una zavorra. Io sono libero, corro con la mia forza, con i cittadini, e non ho bisogno di chi invece blocca la macchina. Che cosa è cambiato? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per la partecipazione. Ovviamente ringrazio il segretario del Partito Democratico per l'invito a cui ho accettato, perché è giusto che sia così. Sì, effettivamente le cose sono un po' cambiate dalla campagna elettorale. I partiti erano una zavorra e questo effettivamente io l'ho detto e non posso rinnegarlo. Il vero problema però è che noi di Partecipazione Democratica
che a 6 mesi dalla fine della precedente amministrazione siamo usciti ovviamente non, questo va precisato, per questioni e per problemi ideologici, ma per questioni tecniche. Io ero un tesserato del Partito Democratico, la tessera poi ovviamente non l'ho più fatta e ad oggi non sono tesserato PD, però ne sono uscito perché in quel momento non ci siamo presi e non riuscivamo all'interno di questo partito a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che era il cambiamento almeno dei modi, dei metodi di fare la politica. Questo è quello che io in campagna elettorale predicavo, e quello in poche parole che ad oggi, in poche parole, ci siamo ritrovati su un programma, ci siamo ritrovati su dei modi, dei metodi diversi. Questo in poche parole era la mia fuoriuscita dal Partito Democratico. Non è che ero diventato del PDL, sempre PD. E questo lo può confermare, questo i giornalisti lo sanno, il fatto che ad ogni primarie che ci sono state, il sottoscritto, ci sono i verbali, ho sempre firmato, io ho sempre anche pagato, sono stato sempre presente e ho sempre votato la persona che secondo me doveva essere votata. Questo è il discorso, in poche parole. Io intanto saluto il già sindaco, come direbbe lui, Giovanni Martinelli, che vedo tra il pubblico, benvenuto. Io, se posso aggiungere qualcosa su questo, dico che è come ha detto Alessio, lui è ospite, adesso non è che... No. Allora, io dico questo, noi all'epoca... come in tutti i partiti abbiamo avuto delle discussioni, delle divisioni che si sono originate più che altro su un aspetto metodologico. Probabilmente qualcuno dei nostri amici e compagni viaggiava troppo velocemente e probabilmente qualcun altro, compreso io, magari andavamo troppo piano. Questo succede. Questa è la parte, diciamo, dei cosiddetti renziani, no? Che già si affacciavano, e c'è stato questa difficoltà. Però guardate, la politica e anche la ricerca delle ragioni che ci uniscono su quelle che ci dividono è una ricerca costante, continua, specie se si viene da una comune esperienza, specie se questa esperienza, come ha detto Alessio, non viene interrotta, perché non è che il giorno dopo le elezioni con questa parte il PD non si è più parlato, questa parte non è venuta alle primarie, alle varie primarie che ci sono state, naturalmente per quello che ne so, scegliendo magari Renzi. E oggi il partito è diventato il Partito Democratico, che ha cambiato marcia grazie anche al segretario, e questo discorso si è riaperto. Ma si è riaperto anche in virtù di un congresso che c'è stato nel Partito Democratico, perché i partiti, e ci hanno mille difetti per carità, però ci hanno un pregio che è, penso, patrimonio dei partiti, cioè quello di discutere al proprio interno, di avere i propri organismi dirigenti che discutono, che si rinnovano, che votano, che decidono le linee politiche e che ragionano anche su quello che è stato, perché poi la politica non è una cosa statica dove tutto si cristallizza e nessuno fa uno sforzo per comprendere le ragioni degli altri. Noi da quel congresso siamo ripartiti. Io, se mi permettete, non voglio essere lungo, l'avevo promesso, però un pezzetto, certo, io sono così, si sa, voglio dire. Io vorrei leggere un pezzetto, perché non per fare il, come direbbe Norberto Clementi, il saputo, no? Norberto già queste cose. Io vi leggo un passaggio del congresso, del documento congressuale fatto a dicembre 2013, dove dicevamo questo: è stato il congresso che mi ha eletto.
Va bene, l'ho indugiato a lungo, rafforzamento, come è, e un tema fondamentale, il tema della riunificazione con i nostri vecchi compagni di partecipazione democratica. E questo è un obiettivo importante legato ad un processo delicato che richiede, a mio avviso, tempi non affrettati ma neanche troppo lunghi. La troppa fretta potrebbe infatti portare a non compiere i passi necessari affinché tale processo abbia la giusta maturazione e comprensione. Dall'altra parte, i tempi troppo lunghi potrebbero portare ad un lento incancrenirsi dei rapporti interpersonali, tale da compromettere definitivamente il processo di riavvicinamento, così come purtroppo è accaduto in passato con altri fuoriusciti del nostro partito. È un processo che richiede sincerità da parte di tutti. Nessuna delle parti deve considerarlo un mero pretesto affinché divenga strumento al fine di regolare i rispettivi rapporti di forza all'interno del proprio partito o all'interno delle forze che compongono la maggioranza. Non dobbiamo nasconderci le difficoltà oggettive che vi sono per tutte le parti in causa, dagli equilibri interni, sia all'interno della maggioranza che nel PD, no? Con un consiglio comunale dove i due PD si riuniscono. Però di fronte a queste difficoltà dico subito che se non vi è da parte di tutti la convinzione profonda dell'importanza del processo di riunificazione per il Partito Democratico, ma anche e soprattutto per il rilancio della nostra città, che guarda caso vive il proprio declino in parallelo alle difficoltà nel nostro partito, non vi sarà possibilità di successo. Rimango convinto che il nostro dovere politico e morale tentare con lucidità, impegno e speranza. Questo è il cammino che abbiamo iniziato a dicembre 2013. Senti, il cammino che ha iniziato il PD è molto interessante, però se permetti, il PD è comunque un partito che stava ai banchi dell'opposizione, quindi il PD fa i suoi affari, giustamente, però l'obiettivo dell'amministrazione era un altro, quindi immagino che agli elettori di Terrenzi, dei democratici, ex IDV, che poi insomma DC e sappiamo tutto, magari questa cosa poteva anche non interessare, nel senso non, questa necessità non la sentiva, quindi vorrei capire, Alessio, perché non ti sei prestato, però perché siamo arrivati a questo punto? Perché loro fanno il loro gioco, è ovvio, però l'amministrazione è stata votata così com'era. Passo adesso, ma io penso che si andava. Non t'allarga. Penso che si andava tutto bene, se c'erano grandi realizzazioni, se c'erano tutte rose e fiori, nessuno avrebbe chiamato il PD. Prima di rispondere alla domanda, questo non è che lo faccio perché sono obbligato, ma lo faccio perché è doveroso e ne porto il massimo rispetto e ringrazio sia la Franco Lattanzi e Marcello Diomedi che hanno collaborato in giunta con me, anche se Franco ad oggi è ancora assessore, ma sono questioni di carte, lo è, non lo è, lo è perché ovviamente non è stato revocato, però ovviamente non se la sente più di esserlo, quindi di conseguenza chiudo la storia io in qualche maniera e la chiudo per forza con la revoca, e a giorni lo farò, il segretario già sa quello che deve fare, quindi il discorso è chiuso. Però li ringrazio veramente con affetto, nonostante quello che uno può pensare, sai, quello che si scrive su Facebook o quello che si scrive sui giornali, effettivamente, perché poi le dichiarazioni si fanno, la politica funziona così. Però io non porto mai rancore a nessuno e di conseguenza li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per questa amministrazione, perché la collaborazione ne è stata veramente tanta, però non è stata proprio poi alla fine come doveva essere, perché se dico tutte queste cose dice allora perché hai cambiato se tutto andava bene. Effettivamente non tutto andava bene, però ringrazio sia gli assessori e sia i consiglieri comunali dei democratici e popolari, che anche loro fino ad oggi ci hanno sempre supportato, quindi non è mai mancata la loro lealtà.
posso capire che ad oggi qualche problema ci possa essere dopo la scelta che ho fatto, ma come mi chiedeva Marisa, perché l'hai fatto? Perché io sono stato votato, sì, dai miei elettori, sono stato votato per portare alla fine del mandato a termine quel progetto, quel programma che ho presentato ai cittadini e che ho depositato in comune prima delle elezioni. E purtroppo, siccome mi rendo conto che questo progetto, che questo programma, però per tanti motivi o anche per questioni di principio, e quindi di conseguenza queste questioni di principio hanno portato ad incancrenire i rapporti anche tra i gruppi consiliari e quindi tra i consiglieri comunali, di conseguenza non si riusciva più a fare una maggioranza e quindi non si riusciva più a discutere, quando non si discute, non si condivide, non si riesce a raggiungere gli obiettivi, allora di conseguenza io un cambio lo dovevo dare. E ovviamente, siccome quel cambio, come ho detto prima, io venivo dal Partito Democratico che avevo la tessera, oggi non sono tesserato PD, ovviamente venivo dal centro-sinistra, sono un uomo di centro-sinistra, questo non lo posso rinnegare, non potevo andare dove mi portava quell'altro gruppo, verso il centro-destra. Questa pure è per me, voglio dire, di fondamentale importanza. Se vengo da sinistra non posso andare a destra, sono ritornato, ho chiesto aiuto a quelli che mi erano più vicini, a quelli da dove ero venuto. Tra l'altro avevamo partecipato, io e il vice sindaco Lattanzi, proprio a quel congresso del Partito Democratico che è stato fatto nel quale giorno, Flaviano? Nel dicembre 2013, e qui io e il vice sindaco siamo venuti proprio perlomeno io, per dire in poche parole da sindaco che c'erano tutte le condizioni perlomeno per lavorare, comunque sia, per collaborare per il bene della città. Quasi uno dice per il bene della città, ti sorridono pure perché lo leggo su Facebook, sembra che questa è una parola fatta, però se uno fa il sindaco è ovvio che lo faccio per il bene della città, perché quelle altre sono tutte responsabilità, non è che uno sta lì, sì, lo stipendio te lo danno, ma se uno pensa che sta lì perché che è per lo stipendio, insomma, per carità di Dio, lo stipendio c'è, non si può rinnegare, però devo dire le responsabilità sono maggiori confronto allo stipendio, quindi di conseguenza sono andato a chiedere aiuto perché necessitava questa amministrazione di aiuto, ma semplicemente necessitava non per questioni personali del sindaco, per raggiungere gli obiettivi che avevamo ne avevamo parlato con i cittadini, quelli che avevamo per il progetto, per il programma che avevamo prospettato, io quello devo raggiungere. Quindi di conseguenza, siccome ho i numeri, e quindi uno dice perché non ti sei dimesso, perché non torni a casa, e perché devo tornare a casa? A casa ci si va quando uno non ha i numeri. Fermo non ha i numeri, il sindaco si è dimesso. Io i numeri ce li ho tutti, anche di più di prima, e devo andare a casa io, e non ho capito perché. Quindi questo è il discorso. Poi non è che si è fatto senza discutere, non si è proposto, è stato anche chiesto, parliamone, facciamo un incontro, l'ho chiesto io, l'hanno chiesto loro, all'inizio gli è stato dato, poi non gli è stato dato più, ma questo a me poi non mi è, però io sto qui per lavorare, per portare a termine il progetto per la città. Altri interessi personali non ne ho, non devo andare alle regionali, non devo andare alla Camera dei Deputati, devo fare i miei 5 anni, quelli che mi spettano, perché sono stato votato da sindaco. Io gli elettori si devono preoccupare se il sindaco scappa via e non fa quello che ha detto. Quello che ha detto significa quel progetto elettorale, quel programma elettorale. Quello è il discorso che dico io. Quindi di conseguenza, siccome avevo capito che non riuscivo per questioni di principi, perché quando ci si mettono i principi e questo e quello, no, non è che la decisione si può prendere con 2 giorni di discussione, oppure se non ti si vuol far arrivare a quel punto ci vogliono anche dei mesi di discussione. Allora io questo non lo potevo permettere. Di conseguenza, siccome ho le idee chiare e siccome stanno partendo 27 opere pubbliche, 4 milioni di euro di opere pubbliche, e allora il sottoscritto deve andare a casa, almeno permettetemi di farvi vedere quello, il poco, che potrebbe essere poco, non mi sembra poco perché già 4 milioni di opere pubbliche che sono in grado di fare. Poi alla fine si valuta.
se volete fare qualche domanda anche al PD, noi le accettiamo, che... però fate voi, vogliamo disturbare. Allora, chiariamo subito, vogliamo fare qualche domanda al PD, vota le primarie, Renzi è il suo leader, renziano, stiamo facendo domande al PD, qui stiamo sulla linea. Lui è l'istituzione, lui è l'istituzione. Allora facciamo una domanda al PD, agli esponenti del PD, dato che è stata sollecitata. C'è stato chiaramente un prima e un dopo, no? In questo percorso di cui parlava il segretario Alessandrini, un tempo che non deve essere troppo affrettato ma nemmeno troppo lungo. C'è stato un prima e un dopo, con Partecipazione Democratica c'è stato un passaggio alla fine dell'anno del 2013 con una, quando è stata rilevata una forte criticità dell'azione di governo, e da lì diciamo un percorso di riavvicinamento con il PD. Con il sindaco c'è stato un prima e un dopo a naso, diciamo, durante il periodo estivo. Lì c'è stato una chiave di volta, un passaggio determinante che poi ha portato la maggioranza a prendere altri orientamenti, altre scelte. Allora, dato che forse quello che l'opinione pubblica, i cittadini non hanno capito, è quali sono stati questi prima e dopo con Partecipazione e poi con il sindaco che hanno portato a questo riavvicinamento, perché ricordiamoci, certo, venite tutti e due da una storia di centrosinistra, tutti da una storia del Partito Democratico, tutti da valori comuni. Renzi segretario e premier chiaramente ha un po' riunificato le diverse anime del partito, però ecco, quali sono stati veramente i passaggi determinanti che hanno portato poi in concreto a questa riunificazione? Forse questo non è stato ancora capito, e su che punti si è concretizzato. Guarda Pierpaolo, un passaggio determinante che non ha data precisa è che il dialogo non si è mai interrotto neanche il giorno dopo. Noi abbiamo continuato a parlare con Partecipazione Democratica, con il sindaco, abbiamo naturalmente dall'opposizione, in pari l'ha incarnata come capogruppo, fatto rilevare le criticità. Ma l'abbiamo fatto, se voi fate mente locale, l'abbiamo fatto sui temi, sulle questioni, quando dicevamo che il centro storico era rimasto come stava, non veniva completato, e ad oggi è così, è cominciato a ripartire da poco il progetto del completamento, no? del progetto di Mezzanotte. Criticavamo il fatto che i piani di recupero stavano fermi lì da 2 anni. Abbiamo criticato le questioni concrete, ma il dialogo reale, politico, non si è mai interrotto, e questo, guardate, è un dato importante, perché se poi le questioni, come dicevo prima, si incancreniscono, cominciano a diventare di tipo personale, non si riprende più. Questo è successo, ed è un rammarico, è successo in passato con i Democratici Popolari, non si è più ripreso nonostante i tanti tentativi che sono stati fatti. Poi, come sempre, uno dice che non ha capito uno, quell'altro dice che non ha capito quell'altro, ma fatto sta che non ci siamo capiti. E con questi compagni il dialogo non si è mai interrotto, poi ha avuto delle svolte, perché non è insignificante che in un congresso, e come succede in un partito che non è fatto da singoli, da Bari del Zallocco o da Fabiano Alessandrini, che la mattina si svegliano e dicono: io con Alessio Terrezzi non ci parlo più perché mi ha battuto alle elezioni e quindi non voglio averci più niente a che fare. Questo è un partito che discute, che si interroga, che dice, che riflette sui propri errori, che è capace di cambiare. Guardate, io su questo insisto, perché non è semplice cercare di capire gli errori e di cambiare, oppure di far capire le proprie ragioni. Questo l'abbiamo fatto in un congresso che è il massimo organo che un partito si dà per decidere la propria linea politica.
in maniera democratica, dove partecipano tutti, dove ci sono le emozioni. Questo è quello che accade in un partito. E scusate se faccio la parentesi o faccio il pippone, come si dice, ma quando sento denigrare i partiti, ma io vorrei capire quali altre forme più democratiche ci sono nell'organizzare la democrazia. Sento tanti dice la democrazia diretta, facciamo la rete, ma guardate che la democrazia diretta, che non è mediata, dopo ci possono stare anche le storture e le deviazioni, per carità, ma la democrazia diretta porta a plebiscitarismi. Cioè, una volta che si è applicata la democrazia diretta e che viene eletto il leader, e poi c'è lo scollamento, e questo l'abbiamo visto dappertutto, lo stiamo vedendo con i grillini. E allora, a me qualcuno mi dovrebbe dire, io ancora non riesco a vederlo, qual è la forma migliore per organizzare la democrazia. Quindi il nostro partito ha fatto questo, poi ci sono state delle tappe, perché da lì c'è qualcuno che ha dato la disponibilità, perché era più magari portato, perché veniva dalla nostra storia, perché votava Renzi, perché il dialogo non si è interrotto. Allora abbiamo fatto altre tappe. Una tappa significativa è stata la festa dell'unità, che voi, Marisa, tu hai mediato. E lì c'è stata l'immagine plastica, no, di questo tentativo di ritrovarsi con Alessio Terrenzi sul palco, Matteo Verdecchia, pari di Zallocco, il sottoscritto, dove abbiamo parlato quella sera di cose concrete. Noi abbiamo parlato di quelle che erano le nostre idee per il centro storico, per le attività economiche. Abbiamo detto molte cose e abbiamo visto che ci siamo ritrovati. Poi la tappa fondamentale, lasciatemela dire, è stato l'incontro che abbiamo avuto in consiglio comunale sulla nuova casa di riposo. E noi nei nostri programmi, sia nostro che di Alessio Terrenzi, figurava la questione della casa di riposo. Ognuno la immaginava in una maniera. Il sindaco ha fatto una proposta innovativa, che è quella che riguardava Palazzo Montalto Nannerini, si stavano perdendo i fondi. Il Partito Democratico ha aderito immediatamente a questa proposta, anzi si è fatto parte in causa insieme al sindaco, sollecitando i propri consiglieri regionali per non perdere i fondi. Siamo riusciti a tamponare la situazione, ora si dovrà andare avanti con il progetto, ma è questo quello che ci ha portato a stare insieme. Poi diciamola anche tutta, perché molti me l'hanno chiesto, tanti amici mi hanno detto, ma chi ve lo fa fare? Perché alla fine il Partito Democratico aveva avviato il processo politico, si era di fatto rinsaldato con Partecipazione Democratica e con il sindaco, poteva tranquillamente aspettare che passassero questi 2 anni di stallo, perché se ci ricordiamo bene le fibrillazioni di questa maggioranza sono iniziate a dicembre 2012. Ci sono state 2 conferenze stampa di... no 13 abbiamo fatto il congresso noi, 2012 c'è state 2 conferenze stampa di fuoco dei Democratici Popolari e di Partecipazione. Allora prima c'è stata la vicenda del Presidente del Consiglio, sì. No, anche lì adesso faccio troppe parentesi, ma adesso per tornare alla questione del Consiglio Comunale aperto, ma se sulle questioni politiche si dovessero fare i consigli comunali aperti, che servono per altre cose, allora se volete ragazzi, sulla vicenda del Presidente del Consiglio Comunale, che è stato fatto dimettere con testuali parole conferenza stampa perché era nei patti, ma che scherziamo? Il Presidente del Consiglio Comunale si dimette perché era nei patti, ma di che parliamo? Ha voglia a fare i consigli comunali aperti, ma non ha parlato nessuno. Quando è stata fatta la revoca di Marco Tulli, ha voglia a dirle, no? Perché aveva cambiato la sigla. Se no, allora, se no, no, beh, chiudo, monologo.
Chiudo dicendo che naturalmente tutte queste tappe hanno portato a questo riavvicinamento, no? Ripeto, dice, chi ve l'ha fatto fare? Perché noi l'obiettivo politico l'avevamo raggiunto, aspettavamo 2 anni di stallo, perché la situazione mi sembra che era sotto gli occhi di tutti, no? Che era di divisione, di divisi in casa, con l'appoggio esterno di Forza Italia, della Marcozzi, questa era la realtà. Aspettavamo 2 anni e poi ci presentavamo, no, a chiedere il conto. Il sindaco ci ha chiamato, Partecipazione Democratica ci ha chiamato, potevamo scegliere di stare alla finestra, potevamo scegliere di fare un'assunzione di responsabilità più complicata, perché difficilmente capita la gente, perché se non riusciremo a realizzare le cose ne pagheremo conseguenze, però un partito fa questo, un partito fa questo. Paride, vengo a te, perché di fondo su questo palco sei quello che forse in questa operazione, visto da fuori, ci ha perso di più. Perché dico questo? Diciamo che la faccia sui manifesti era la tua, cioè Zallocco sindaco, non eravamo noi, eri tu. Mi chiedo, ma in tutta questa vicenda l'unico errore fatto allora forse è che tu ti fossi candidato, cioè bastava convergere direttamente su Alessio Terrenzi, cioè tu sei quello che sta vivendo in prima persona, capogruppo dell'opposizione, hai perso contro Alessio, normalmente uno battaglia e oggi sei al suo fianco, quindi mi chiedo se sei stato tu l'errore di questa vicenda. Guarda, io non ho perso perché non era una gara personale la mia, quindi io non ho perso. Abbiamo perso le elezioni come Partito Democratico, e perché molto probabilmente abbiamo fatto degli errori e non mi sarò saputo spiegare io bene per essere convincente nei confronti della cittadinanza e dell'elettorato tutto. Questo non significa che però, o meglio, appunto per questo uno dovrebbe, magari la maturità sta nel fatto di riconoscere i propri errori e di capire, qualora si venga chiamati per dare un contributo quando le cose non vanno, a rendersi utile e mettersi a disposizione, altrimenti significherebbe perseverare nello sbaglio qualora si reputi che sia stato nel giusto. C'è stata una bocciatura, noi non stiamo qui a nasconderci dietro un dito durante la campagna elettorale, però i motivi, poi le cause possono essere state molteplici, da questo senso di smarrimento nei confronti dei partiti e una visione diversa e più propositiva verso i civici, la presentazione che ebbe il candidato sindaco che ha vinto le elezioni rispetto a quella che ho fatto io, ci mancherebbe altro. Però questo non significa che uno poi se la deve legare a un dito, oppure il Partito Democratico debba dire abbiamo perso le elezioni, cerchiamo di recuperare. Non è stato questo. Il Partito Democratico ha perso le elezioni, è stato demandato sui banchi della minoranza e fin dal primo consiglio comunale ha detto che si sarebbe reso utile per il bene della città. Aveva un programma in cui credeva, che forse non è stato veicolato bene, e chiedeva alla maggioranza di tenerne conto, perché molto probabilmente sul loro programma c'erano delle criticità che poi sono venute fuori, e credo che il sindaco, come Paride Zallocco candidato del PD, su questa operazione politica che non c'è niente di personale e non è contro nessuno, non è contro Paride Zallocco, non è contro la cittadinanza e non è a favore del sindaco De Renzi, è a favore della città. Su questa operazione anche il sindaco ha ritenuto opportuno che forse bisognava dare uno slancio diverso, perché magari un po' per problematiche oggettive legate alla situazione economica che è andata sempre più, si è a guida nel tempo, e quindi magari il programma che avevano aveva delle priorità che non andavano incontro al sostegno che noi ribadivamo tanto sulla coesione sociale e sul sostegno alle famiglie e alle imprese, avrà capito che bisognava cambiare passo e forse, ripeto forse, ma queste sono cose che a noi interessa relativamente, perché non andiamo a cercare i colpevoli di un progetto che non è andato in porto di una maggioranza. Noi andiamo a sentire quali sono le problematiche e se c'è la volontà di condividere un progetto insieme. Avevamo dei punti
che il sindaco sa benissimo, che ripeto, probabilmente ha riconosciuto che erano prioritari rispetto ad altri e ci siamo resi disponibili. Di fatto quindi il Partito Democratico in quel momento, probabilmente, se aveva candidato Alessio De Renzi sindaco perché si erano superate certe visioni, certi tecnicismi legati alle candidature, può darsi che oggi sarebbe stato il sindaco della città in seno al Partito Democratico, però la storia non è fatta né con i se né con i ma, quindi ci troviamo a vivere questa situazione, ci troviamo a vivere un'altra cosa rispetto a quella, quindi io non sono, ma credo che non sia neanche utile oggi parlare di cosa sarebbe successo o se il capogruppo del Partito Democratico oggi era la causa della sconfitta. Non penso che noi oggi dobbiamo parlare di una cosa, e concludo perché mi è piaciuta molto la domanda che hai fatto. Io sto qui questa sera senza nessun timore e senza pensare che il partito a cui appartengo mi sia mancato di fiducia o di rispetto. Io sto qui perché un'amministrazione in un momento particolare, oggettivamente difficile, per le difficoltà che ultimamente erano sotto gli occhi di tutti, per una situazione incancrenita e più che altro impantanata, dice: voglio fare qualcosa insieme perché penso che ci sia bisogno di una visione diversa. Dopodiché, scusate tanto, se coloro che hanno sostenuto il sindaco ci credevano, non vedo perché su un progetto che può essere condiviso con il Partito Democratico, perché non lo potremmo sostenere noi, qualora siano condivisibili alcuni punti, se lo hanno sostenuto gli altri. La campagna elettorale è finita, la competizione pure, perché se noi ci trasciniamo sempre nella competizione, nel quinquennio, significa che non produciamo nulla di positivo. E quando nel primo consiglio comunale Nissi dice che l'opposizione deve essere costruttiva ponendo delle problematiche, allora io vi dico, più positiva e costruttiva di questo, che cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto dire, perché legata a un dito una sconfitta, guardate, non avete più la maggioranza, quindi si ritorna alle urne. E poi il risultato quale sarebbe stato? Non so, innanzitutto non penso. Non vi siete regolati nel fare, perché voglio dire, dalla minoranza siete portati la maggioranza, altro che collaborazione. Noi, Marisa, non è che non ci siamo regolati, ripeto per l'ennesima volta. Noi non siamo entrati in casa di nessuno, noi non siamo entrati in casa di nessuno e non abbiamo preteso nulla. Noi abbiamo risposto un appello. Probabilmente coloro che stavano dentro casa invece hanno fatto una questione personale, legandosi a un dito questo appello, e sono usciti loro. Io dico che la gravità non sta tanto in chi concorre per risolvere una situazione, ma chi per questioni personali invece rinuncia a quello che si era proposto, cioè al bene della città. Posso? Sì. No, mi intrometto un attimo, cambio il giro. Una domanda volante, no, per Clementi. Concludo. Noi nei consigli comunali, perché voi eravate presenti, vorrei ribadire questo, Raffaele, noi nei consigli comunali, se uno, ci stanno le registrazioni, c'è tutto, non abbiamo fatto mai una questione delle parti. Noi abbiamo sempre dibattuto su un metodo che reputavamo non essere democratico e trasparente e che ci metteva in condizioni di poter operare. Noi non abbiamo mai dibattuto su scelte di tipo sul sociale piuttosto che sullo sviluppo economico, piuttosto che sulla pianificazione, che non c'è stata. Noi abbiamo sempre dibattuto su una questione di metodo che non era il primo passo da dover fare un'amministrazione che vuole rilanciare un territorio, quella di gestire un bilancio in un certo modo. Le battaglie noi le abbiamo fatte sempre sotto questi aspetti, quindi non è che ci si può dire che siamo stati anteposti perché eravamo divisi. Noi la campagna elettorale è finita il 27 di maggio e poi è ripartita un'altra storia. Non è che abbiamo continuato a fare la campagna elettorale come si voleva far credere. Noi abbiamo cercato di contribuire, dopodiché quando ti arriva l'appello
di una collaborazione, perché non l'avremmo si accoglie rispondere. E domanda volante, poi la passo a loro. E Clementi, faccio la domanda tra virgolette all'esperto del gruppo, e parto da due cose della campagna elettorale. Terrenzi presentò dicendosi, come dicevo prima, partiti ingolfano. Zallocco sosteneva il partito, il PD invece ha un peso extracomunale. Oggi e durante il periodo di trattative, chiamiamole trattative, è tornato fuori questa voce dicendo casa di riposo, fondi per il Tarantelli, tante, se non c'era il PD in regione non avremmo fatto. È così bassa la politica? Questo è il ruolo di un partito, cioè fare lobby con i gradi superiori perché sono dello stesso colore? Ma intanto che io saluto tutti, buonasera a tutti. Non credo che sia la parola giusta lobby. Credo che gli organismi sovracomunali, anche loro, come è successo in questa del PNR, ci sarà, svolgono le loro elezioni, ci avranno un peso, il peso maggiore vince, ed è chiaro che un collegamento con gli organismi sovracomunali è più che utile. Non è una questione di preferenza o di linea, come dire, più preferita rispetto ad un'altra. È normale che un partito organizzato ha anche dei momenti dove si discute non sempre solo di primarie, di cariche, ma anche di tematiche sociali, e quindi questo favorisce chiaramente la sensibilità e la possibilità di incidere sulle scelte, anche perché questo rimarca una cosa fondamentale: questo partito non discute solo di cariche, mentre gli altri forse solo di queste. Questo partito discute di stoccaggio, di metanodotti, di sanità, di tutto quello che cade anche dalle scelte romane, perché noi abbiamo già avuto modo di confrontarci, per esempio parlo da assessore ai servizi sociali, anche se c'ho la delega da 10 giorni, abbiamo già potuto confrontarci con gli organismi sovracomunali su quello che succederà nelle realtà anche nostre dell'ambito Vendi, faccio riferimento ai nostri centri per l'handicap, con questa delibera regionale adottata sotto Natale, che era cascata da parte chiaramente del governo nazionale, che andrà a incidere sulle famiglie. E parlare di questo vuol dire fare lobby? Parlare al nostro interno di questo vuol dire fare lobby? No, vuol dire approfondire la tematica e poi mettere in campo tutto il peso che un partito organizzato come il PDA per poter arginare l'impatto, in questo caso negativo, sulla cittadinanza locale. Quindi, però, per dare l'impressione che non è così, sarebbe stato bello che anche come opposizione vi foste mossi in questa direzione. Cioè, non è che uno va in maggioranza e pensa al metanodotto, sta in minoranza e pensa al metanodotto. Sì, questo è più... No, nel senso, voglio dire, lui vi ha chiesto... No, lui ha chiesto... No, il partito, il PD si dà da fare presso certi... Insomma, perché magari ha delle entrature, vabbè, chiamiamole così, ma lo potevate fare anche senza entrare in maggioranza. Scusate... Infatti Marisa, no, te lo dico, infatti l'abbiamo fatto prima di entrare in maggioranza, perché io personalmente... Ma stavate già lavorando? No, ma non è vero, perché noi siamo andati in regione, io il segretario e il consigliere comunale Attanzi, circa un anno fa, per la questione del metanodotto, perché qui sembra che il metanodotto... Allora, io voglio dire questo, c'è la sala e mi assumo tutte le responsabilità, qui sembra che certe problematiche si risolvono solamente dicendo la partecipazione, la democrazia. Poi purtroppo però, signori miei, ci sono degli organi dove ci sono i partiti e dove c'è la politica. Adesso, se poi questo è fatto bene o fatto male, io non sono il salvatore della patria che può cambiare le cose in una notte, questo abbiamo davanti e con questo va lavorato. Allora, il Partito Democratico, invece di fare solamente le processioni o di dare incarichi legali agli avvocati che sono costati anche dei soldi, si è preoccupato di andare laddove invece le decisioni si prendono, cercando di sensibilizzare l'organo regionale che aveva voce in capitolo, in quanto questo metanodotto, se rientrava in quella categoria per cui la regione potrebbe dire no senza che ritornasse al ministero, per capirci la parola di spacca era essenziale, ci siamo preoccupati di andare lì. Ma prima che accadesse quello che poi è accaduto, e senza alcun
senza pensare che dovevamo per questo poi avere un riscontro di tipo politico. Noi ci siamo andati perché ci siamo caricati sulle spalle fin dal primo consiglio comunale aperto a cui abbiamo partecipato, e per cui c'era bisogno di fare un consiglio comunale aperto, perché alla fine poi si sarebbe votata una mozione per poter intervenire contro quell'opera. Ecco che allora l'abbiamo fatto dalla minoranza, non ci siamo sottratti. Sì, ma l'avete fatto da soli. L'avete fatto da soli, non avete coinvolto. Non è vero, chi ha detto che l'abbiamo fatto da soli? Ma me la ricordo la foto. Ma ti ricordi che cosa? Che significa? Il sindaco fa il sindaco tutte le mattine, deve. Ma a me, guarda, è buffa questa cosa, però mi tocca difendere il sindaco a me. Allora, fino a sei mesi fa mi dovevo difendere dai giornali, oggi io devo difendere il sindaco dalla stampa. Questo è allucinante. Io devo il sindaco deve essere per forza presente con noi. E perché, se noi abbiamo parlato col sindaco, come è stato fatto, ma anche con l'assessore Verdecchi, allora presidente del consiglio, parlammo di questo e parlammo della sanità, dicendo ci rechiamo in regione a parlare con i nostri consiglieri. D'altronde erano i consiglieri del Partito Democratico, perché in consiglio regionale non c'è il consigliere di Partecipazione Democratica. Allora questo significa che la politica è bassa? No, significa che i referenti noi per fortuna o purtroppo non lo so ce l'abbiamo, gli altri non ce l'hanno, e allora ci siamo recati in regione. Ma il sindaco, all'amministrazione l'avevamo sentita e ci siamo recati in regione. Questo è quanto. Vorrei aggiungere mezza cosa, perché quello confermo tutto quello che ha detto Zallocco, perché è stato così. Ma la cosa che tra l'altro è qui in sala, se volete ce lo può confermare, io personalmente insieme all'assessore, ex assessore Marcello Diomedi, insieme al presidente della provincia Fabrizio Cesetti e insieme all'ex presidente della provincia di Fermo Renzo Fidani, che è qui in sala, siamo andati da Spacca, e Spacca ci ha detto non diamo il nulla osta, quindi ecco, contro, quindi stava tutti per lavorare contro lo stoccaggio, sia il comune di Sant'Elpidio a Mare sia la provincia di Fermo. E lì a provincia di Fermo Renzo Fidani mi sembra che ancora del Partito Democratico, quindi, e quindi ci ha aiutato il Partito Democratico, perché siamo andati insieme a Renzo Fidani, insieme al presidente che è del Partito Democratico, e insieme, dopo che non sono stato là in provincia con in regione con Zallocco, questo dice poco, però il Partito Democratico, perché ogni qualvolta mi serviva il Partito Democratico o un partito, insomma un partito strutturato per parlare in regione, ovviamente governa il centro-sinistra, e sono andato a chiedere non all'opposizione, a chi governa, chi più vicino di Renzo Fidani o di Fabrizio Cesetti, che basta una telefonata e mi risponde, e siamo stati insieme, e è venuto pure Marcello Diomedi, quindi non è che ve lo può confermare. Quindi il Partito Democratico anche un anno fa, quando era in minoranza, ci ha aiutato per lo stoccaggio. Era per dire che, in poche parole, dicevi una cosa, non era completamente così, insomma, anche dalla minoranza ci ha aiutato. Io voglio aggiungere qualcosa, poi voglio fare anche una domanda, la faccio a voi, così ravviviamo un po' ancora, no? Ma allora, sulla questione dello stoccaggio, il partito ha fatto il partito. Perché guardate ragazzi, è lo stesso errore che si fa, poi non so se avremo modo di parlarne, questo consiglio comunale aperto, chiuso. Cioè i partiti fanno i partiti, le istituzioni sono le istituzioni. Il sindaco come istituzioni, insieme all'assessore provinciale e al presidente della provincia, si è recato dal presidente Spacca. Il Partito Democratico si è recato ad incontrare il capogruppo e i consiglieri regionali del PD. E ha fatto il suo lavoro senza che dall'opposizione, senza che ci fosse nient'altro. Ne avevamo parlato col sindaco. Però vedete, la cosa è, cioè, noi siamo abituati come partito, dopo qualcuno ci può ridere, qualcuno no, a lavorare per la città. Qualcuno in questa vicenda ci ha voluto scientificamente, come in altre vicende, colpevolizzare, criminalizzare, la colpa è del PD, il PD non ha fatto niente. Io ho trovato assurde, consentitemi, dichiarazioni del tipo: ma se la regione, perché guardate, c'è stato anche un pronunciamento del Consiglio regionale su questo,
primo firmatario Letizia, il consigliere regionale del PD, Letizia Bellabarba, che tra l'altro ha partecipato alle assemblee pubbliche, insieme ad altri consiglieri nostri, vedo Mirko Romanelli, Gianluca Lattanzi. Allora, dire che il Partito Democratico in una decisione politica, perché sulla centrale di stoccaggio non c'è stato un diniego tecnico, c'è stato un diniego politico. Allora, su una decisione politica presa dal Consiglio regionale delle Marche, dove il PD è il partito di maggioranza, dire che il PD non ha avuto alcuna influenza, ma è stato grazie, mi hanno detto, alla Malaspina, ho sentito la Malaspina, che con tutto il rispetto per la Malaspina, ma adesso, insomma, no, adesso si sarà data da fare, poverina, per carità, no? Però, no, dire che il Partito Democratico, primo firmatario della mozione in Consiglio regionale, non ha avuto nulla a che fare sulla vicenda, mi sembra, questo sì, agire col paraocchi. L'ha detto Marcello Diomedi in una dichiarazione pubblica che sta su Facebook, che siccome sono stato male in questi giorni, mi sono fatto una cultura. Ho letto tante cose, no, mi sono letto pure questo, ho letto l'amico Francesco Macerata che mi ha detto se c'era il panino con la porchetta. E dico, Francesco, guarda, noi siamo il PD, noi veniamo dalla tradizione e il panino è con la salsiccia, non è con la porchetta, quindi cioè, anche su questo bisogna essere chiari. Le porchette, senza nulla, Francesco è un amico, le porchette le lasciamo ad altri, sono lontane da noi le porchette, e non è Francesco per te. Allora, noi facciamo questo, ma leggendo sempre lì ho trovato qualche altro politologo che diceva, però, ma scusami, Facebook, no, faccio una domanda a voi, dice, ma sai, se il centrodestra, cioè, qui bisogna riorganizzare il centrodestra, per carità, voglio dire, io non è che voglio mischiare pure il centrodestra, dico, ci mancherebbe, già ne penso tante, voglio dire, non è che dice, ma se il centrodestra fosse andato unito, sarebbe andato alle scorse elezioni al ballottaggio. Allora la domanda che vi faccio è, ma secondo voi il PD per chi avrebbe votato al ballottaggio? Ma di che parliamo? Pari del Zallocco al ballottaggio, anzi prima del ballottaggio, a precisa domanda, ha detto chiaramente, se non va al ballottaggio, il mio appoggio va al candidato del centro-sinistra in campo. Allora diciamo che ci ha fatto quasi un dispetto non andare al ballottaggio, probabilmente avremmo fatto pure l'apparentamento prima, se parliamo con i sì e con i ma. Se fossimo andati uniti, come diceva Zallocco prima, forse avremmo vinto al primo turno il 65%, perché questi sono i voti che riportano. E allora qua bisogna anche capirsi su tante questioni, perché i sei, ma tutte belle questioni, per carità, ma poi dopo c'è la sostanza delle cose. Dato che è stato citato questo discorso che è venuto fuori dai social network sulla frammentazione del centrodestra, faccio una domanda che è una riflessione, ci metto un minuto, cerco di essere velocissimo. La campagna elettorale del 2012 è stata una campagna elettorale in cui ogni candidato, se non metteva la parola partecipazione in ogni frase, era perduto, sembrava che non si potesse parlare se non si dissertava di partecipazione. La nuova politica, il cambiamento, tutto quanto. Io ho l'impressione che in questi 3 anni abbiamo assistito al capolavoro del tatticismo politico in diversi momenti. Quando è venuta fuori la candidatura di Alessio Terrenzi, che poi si è rivelato a livello elettorale un cavallo da corsa, non c'è dubbio, c'è stata un'operazione politica che è stata lo svuotamento dall'interno del PD, è stato il tenere per le briglie quella parte non più partitica ma della destra storica e pidienze fino a un certo punto, poi lasciarla andare quando ormai il centrodestra non si poteva riunificare più, quindi è stato un capolavoro politico quello. Quando siamo andati a vedere la nuova amministrazione, credo che il tatticismo politico vincente sia stato quello dei Democratici Popolari, che con un ottimo risultato elettorale, però di fatto si sono presi
quasi il monopolio dell'esecutivo, perché due assessori forti, poi il terzo assessore, benché non in quota, e la società partecipata. C'è stata l'impressione forte che avessero tra le mani le redini dell'amministrazione comunale. E poi la terza parte del capolavoro forse è quando è subentrato un nuovo segretario del PD, e allora lì ha iniziato a tessere una serie di rapporti che hanno portato alla situazione. Quindi abbiamo vissuto una serie di situazioni che sono altro che cambiamento, la partecipazione, è stato il capolavoro da parte di tutti i protagonisti di questa storia della tattica e della strategia. E allora arrivo alla domanda, non c'è un po' di strategia anche in questa operazione? E mi spiego, il centrodestra è quello che è, non c'ha più partiti forti di riferimento, ha due anime divise del centrodestra. Non c'è un po' di calcolo anche in prospettiva, cioè ci rimettiamo insieme noi, il PD si ricompatta, il centrodestra non esiste, il Movimento 5 Stelle qui a Sant'Elpidio è poca roba, alla fine siamo senza avversari e non abbiamo problemi. Magari se ci fosse stato un competitor forte, questa operazione, che ha le sue ragioni che state spiegando, ma poteva essere discutibile, difficile da digerire per una parte dell'elettorato, magari sarebbe stata più ponderata o non l'avreste fatta. Troppa malizia? Ma io dico, forse Pierpaolo, è come dici tu il quadro, però le ragioni probabilmente sono il contrario. Cioè in questo quadro, con un centrodestra frammentato, probabilmente avremmo potuto anche, come dicevo prima, qualcuno ci ha detto no, chi ve lo fa fare, avremmo potuto anche dire ma guarda, facciamoci i nostri interessi, no? Il centrodestra è frammentato, gli avversari ce ne stanno pochi, la maggioranza vive questo momento di stallo, passeranno altri due anni di niente, sempre se non si sarebbero riparlati, ma quando le parole insomma volano, io penso che è difficile poi rimettere a posto i gocci. Quindi noi avremmo potuto fare un calcolo di interesse strettamente personale, facciamo passare due anni, poi ci scegliamo il nostro candidato, anche questo è un passaggio importante, ci scegliamo il nostro candidato, andiamo per conto nostro. È chiaro che una scelta del genere nasce da diverse questioni, cioè nasce dalla necessità politica di ricucire un rapporto, perché guardate, non è facile spiegarlo e farlo capire, ma chi milita in un partito con convinzione, con sincerità e vuole bene a un partito, ragiona in questi termini, oltre l'interesse personale. Qualcuno, ognuno ci può credere oppure no, ragiona per il partito, per ricompattare, per ricreare le condizioni dell'unità. In questo partito la parola unità ha una tradizione lunghissima, non è una parola vuota, e quindi abbiamo ragionato su questo senza fare troppi calcoli. E poi abbiamo anche ragionato sul fatto se la città potesse rimanere così, perché noi come PD probabilmente avremmo potuto anche rimanerci così, ma la città poteva aspettare ancora. E guardate, io ci avrei molte cose da dire, moltissime, perché non è vero, cioè io faccio parte, mi è venuta oggi in mente la canzone di Venditti, no? Su Modena diceva, ma dice, per qualcuno il tempo, no, è stato troppo breve per ricordare, per altri lo stesso tempo è stato troppo lungo per dimenticare. Io ho fatto parte delle amministrazioni offidali, amministrazioni che hanno per questa città fatto cose incredibili, e mi dispiace oggi che gente anche giovane che magari non ricorda, ma mi dispiace ancora di più che gente che stava con noi in qualche modo, no? C'è stato di chi era candidato indipendente del PC e lì è stato eletto, oggi mi dice pure che non è più di sinistra, è una novità, mi dispiace, sono molto dispiaciuto, però questo è,
No? No, sono dispiaciuto. Dopo dirò anche su questo, perché io la ritengo un'occasione persa. Però dico, mi dispiace che questo periodo non venga valutato per quello che è stato, per le cose che sono state fatte. No? Mi dicevano dei consigli comunali aperti, no? Ma noi abbiamo fatto consigli comunali aperti veri, veri, sulle questioni non di interesse prettamente partitico locale, ma sulle questioni importanti. Noi abbiamo fatto, a Santo Pio del Mare sono stati fatti consigli comunali aperti per la proposta di legge sul Made in Italy, che è approdata in Parlamento, primo firmatario Cesetti, è stato fatto a Santo Pio del Mare. Al Teatro Cicconi è stato fatto un consiglio comunale aperto per il casello di Porto Sant'Elpidio, perché il casello di Porto Sant'Elpidio è nato a Sant'Elpidio a mare, con Offidani, grazie all'ingegner Benigni, che ci ha messo in contatto con l'allora presidente della società Autostrade Elia Valori, che è venuto a Sant'Elpidio al teatro, e lì è partito il leader. Ma che sono cose di poco conto, è partita la zona industriale di Brancadoro, con l'area commerciale di Della Valle, poi il Castagno. Qualche domandina fatemela sul Castagno, perché vedo un silenzio, no? Assoluto dopo le ultime vicende, no? Allora, quella, come dice Diomedio, ho letto ieri, no? Io mi sarei aspettato che avesse espresso una soddisfazione, perché in qualche modo penso che anche lui, no? Sia contento, ci abbia lavorato. Ho letto l'articolo che hai scritto tu, dell'assessore Diomedio. Chi l'ha fatto? Ah, Pierpaolo, scusa. Dove dice, ma dice il PD non può gioire perché è lui il responsabile. È certo che siamo noi responsabili, ma lui ha ragione, perché se noi non avessimo fatto l'area artigianale, se non avessimo fatto l'area industriale, se non avessimo fatto l'area commerciale, non ci sarebbe stato Della Valle, non ci sarebbe stato Prada, non ci sarebbe stato niente, sicuramente non ci sarebbero stati neanche problemi. È facile così, no? Ci sarebbe stato qualche migliaio di dipendenti che probabilmente sarebbero andati a spasso, qualche centinaio di aziende che probabilmente pagavano le tasse da altre parti. Però ste robe, a me dispiace che non vengano riportate nella giusta dialettica, e le rivendico fortemente. E scusate se ho approfittato dell'occasione per dirlo. Scherzo, faccio per finta. Alessio, io scusate, ma ritorno sempre sullo stesso argomento, perché ti ripeto, io non credo che la gente ancora ha capito questo passaggio. Quando tu parli di difficoltà, no? Che ci sono state, che sono venute fuori strada facendo, per tanti motivi e questioni di principio, dici, che significa? Cioè, nel senso, questioni di principio che erano un ostacolo, e adesso che credi di aver superato, insomma, questo ostacolo, no? Che ritieni di aver superato, significa che non ci saranno più questioni di principio? Cioè, mi pare un'affermazione abbastanza... No, volevo dire semplicemente questo. Ovviamente il problema è non con le persone, ma con il gruppo dei Democratici Popolari, per carità. Ovviamente riusciamo, credo, debbono farlo tutti, distinguere la politica dal personale, perché sennò significa che quando uno fa la politica purtroppo non parla più con nessuno quando esce fuori dal comune, perché sai, quando fai il sindaco entri che ti vogliono tutti bene, già il giorno dopo arrivano le critiche perché si aspettano tutti, e poi magari fai una scelta e di conseguenza quello che ti ha votato, la scelta è andata contro di quello, e allora già non va bene. Però questo lo sappiamo e siamo vaccinati per questo. Questo sì, ma per l'influenza no, purtroppo. Quindi, però il discorso è questo: quando dico questioni di principio significa che il gruppo, parliamo di questo gruppo, che è un gruppo ovviamente che ha diverse anime, quindi di conseguenza il problema era questo, principi loro effettivamente, capito? E quindi per arrivare magari alla scelta della casa di riposo, magari all'interno di quel gruppo c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Aspettare di decidere 3 mesi quando i fondi FAS, se non andavo veramente dal Partito Democratico con la bella barba e dal responsabile dei servizi sociali là in regione, per cercare di non perderli 450.000 euro, io non posso permettere che Sant'Elpidio a Mare perda 450.000 euro in un periodo di tagli,
già quest'anno stiamo facendo il bilancio, lo vogliamo approvare nei primissimi giorni di marzo, proprio anche per andare incontro alla realizzazione di questa casa di riposo, perché lì la regione ci detta veramente i tempi, altrimenti li perdiamo veramente questi fondi. E se io mi metto a discutere che devo perdere un mese sì, il giorno prima sì, poi vediamo, poi un altro no, no, io devo andare avanti, non posso perdere l'occasione della casa di riposo, di una casa di riposo che effettivamente qui c'è anche l'ex sindaco, l'amico Giovanni Martinelli, che in poche parole aveva pensato bene di realizzarla all'interno dell'ex ala dell'ospedale, su una proprietà ovviamente che non era che è privata, ma questo poco importa, perché anche noi eravamo convinti poi di andare a realizzarla lì. Il problema è che quel progetto ci portava per 40 posti letto 3 milioni, adesso scusate, non ricordo se è 3 milioni e mezzo o 4 milioni e mezzo, però ecco. E poi alla fine discuti, incontri insieme con l'ambito, con la regione, mi è venuto in mente, dico, proviamo a realizzarla all'interno del Montalto Nannerini. Per quale motivo? Dico, perché questo palazzo, dico, se ci devo spendere, questo palazzo rimarrà sempre chiuso, a meno che ci si investa qualche milione di euro. Allora mi è venuto in mente, proviamo a fare una progettazione all'interno di questo palazzo. Quanto costa? Innanzitutto quanti posti possono insomma venire fuori? Per una progettazione 40 posti a 1.450.000, diciamo, ad oggi, progetto definitivo. Quindi 4.50 me li dà la regione, 1 milione li mette il comune di Sant'Elpidio a Mare. Però un conto è realizzare 40 posti su una proprietà privata che è dell'ASUR a 3.500.000 di euro. Io faccio i conti per... Dopo, se qualcuno mi dice è meglio chiuderla, io non ci sto. Perché era anche un, in poche parole, un progetto d'ambito dove Sant'Elpidio a Mare era riconosciuta come casa, insomma, il polo dell'anziano. Questo era il discorso. E quindi mi sono sentito di portare avanti anche quelle progettazioni che venivano dal passato. E addirittura sono anche convinto, perché con 20 posti la casa di riposo di Sant'Elpidio a Mare pareggia il conto, con 40 introita pure. Quindi nel lungo periodo si paga da sola, ma comunque sia non ci si rimette con questa operazione. E quando ho un gruppo che non è, alcuni sono d'accordo, alcuni dice meglio chiuderla, e allora alla fine questa è un caso. Poi ci sono altri, però scusami, siccome tra le tante questioni cose di principio che intendevo si... non che facevano ci mancherebbe, non è che fa politica. Tra tante cose che vi siete detti sui giornali, insomma, no, perché avete parlato io sinceramente no, ci siamo detti, io ho sempre subito con la mia hai parlato con, anche tu con sì, comunicati, però sempre nella massima tranquillità, sempre prendendo gli schiaffi è la verità. Vabbè, perché io non ho mai risposto male e mai risponderò male. Invece magari se leggete, però ti dicevo, sempre una amici. Cosa che i democratici e popolari tirano sempre in ballo, sì, è che tu una volta che ti sei dimesso da assessore, preparata la lista, insomma, sì, Partecipazione Democratica, sei andato a bussare a casa loro chiedendo un sostegno, insomma, convincendoli, insomma, a scendere in campo con te, sì, perché avreste fatto delle belle cose insieme. Sì. Tempo, un anno e mezzo. Sì. E le cose sono allora, cambiate, cioè voglio dire. Io vorrei rispondere anche su questo sicuramente, però visto che si parla di primarie, allora ecco, ritorno a quella domanda che avevi fatto prima a Zallocco, infatti, che voleva. Lì non è che ha sbagliato, perché si deve sentire male Zallocco perché è stato sbagliato lui. Lì, come ha detto prima il segretario, ha sbagliato i tempi il Partito Democratico, non è riuscito a starci dietro. Ma perché siccome noi abbiamo militato da tempo, militavamo da tempo del Partito Democratico e sapevamo i tempi, e loro sono convinto che pensavano, dicevano no, questi ce lo dicono, poi tanto rimangono qui, come è sempre accaduto, perché all'interno di un partito serio ci sono sempre due o tre correnti e sempre si discute e si litiga anche animatamente. Di solito si trova sempre la sintesi. Purtroppo in quel caso loro dicevano, io dice Terrenzi lo dirà, Viozzi lo dirà, Verdecchia lo dirà, ma poi non lo faranno come è sempre capitato e rimangono qua dentro e andiamo avanti con l'errore. Purtroppo è stato del Partito Democratico nel non fare le primarie, perché se si facevano le primarie e vinceva Zallocco,
Io mi candidavo nella lista del Partito Democratico e lavoravo per Zarlocco, come sono convinto che se le primarie le vincevo io, Zarlocco si candidava sulla lista del Partito Democratico e lavorava per me, come magari mi candidavo io, si candidava Zarlocco, si candidava Norberto e vinceva le primarie Norberto e noi lavoravamo tutti per Norberto. Perfetto. Questa, non facevo come Cofferati, ho capito che poi dopo la domanda era un'altra. Capito, questo è la domanda è un'altra. Di quello che è successo, noi, io, non di quello dopo che è capitato tutto questo, ovviamente io tessevo la tela anche con i democratici e popolari, vivendo all'interno del mio partito, del mio ex partito, questa situazione, sono andato a parlare da Franco, sono bussato, sono andato. Franco, ciao Alessio, entra, perfetto, abbiamo parlato nella massima tranquillità e io ho detto, io voglio, perché fino a, io sono andato a chiedere sinceramente, dopo ognuno può dire la sua, l'appoggio per fare le primarie di coalizione, perché noi fino alla fine, e ci sono anche i documenti scritti, adesso sinceramente non li ho, ma ce l'avrà qualcuno, li avrà, per fare le primarie di coalizione per rimanere all'interno del centro-sinistra. Questo sono andato a chiedere poi purtroppo alla fine loro non reagivano e quindi sono andati dico non si guagliava, dico sai che faccio, esco per primo, Franco mi aveva dato prima l'appoggio, poi giustamente come l'hanno scritto anche loro dice guarda ma è meglio che non ci candidiamo, volevamo abbandonare la politica, no, dico adesso me l'avete detto per favore, e loro giustamente ma non è davvero adesso te l'abbiamo detto e noi alla fine sono ritornati loro e mi hanno appoggiato, però quando sono andato da loro a chiedere aiuto è stato chiesto aiuto per fino alla fine per fare le primarie di coalizione, questo è il discorso. Poi quando ci sono i problemi, come io sono un sindaco che ha voglia di fare, che ha le idee chiare, che addirittura non ti dico che San Delpidio al Mare abbonda, non abbiamo problemi economici e di bilancio, però ogni anno che facciamo il bilancio abbiamo i problemi perché ogni volta il governo, lo Stato taglia 600-700 mila euro e quando andiamo a fare il bilancio ce l'abbiamo, però voglio dire alla fine se stanno partendo 3 milioni e mezzo, 4 milioni di euro di opere, perché effettivamente insomma la programmazione e delle risorse le abbiamo trovate, ce le abbiamo e le vedrete nel breve periodo tutte in campo, insomma nel territorio, quindi di conseguenza non è che ci sono questi, però quando mi trovo il problema alla fine lo devo risolvere, e devo trovare ovviamente il mio compagno di viaggio più ideale, quello con cui sicuramente ci starò bene, e non è che voglio male a nessuno, però non potevo andare verso la Marcozzi perché la mia identità politica, la sapete tutti, viene dal centro-sinistra. E poi da quel congresso del dicembre 2013, quando io sono venuto qui, mi sono seduto lì, ho fatto anche il mio intervento di saluto da sindaco, c'era anche Franco Lattanzi, già avevamo gettato, non le basi, però già avevamo parlato di questo discorso e se ne è parlato qui nel congresso per quella collaborazione. E quella collaborazione, riconfermo che dal Partito Democratico c'è stata anche quando era in minoranza, proprio in una maniera specifica, non sul metanodotto, ma sullo stoccaggio, perché è vero che loro sono andati a parlare dal capogruppo Bella Barba in consiglio regionale da Ricci, con la Bella Barba da Ricci, però io con l'amico Renzo Fidani siamo stati sta tutto scritto, perché quindi siamo stati da Spacca a farci confermare a voce, a parole, la sua contrarietà nei confronti dello stoccaggio. E ad oggi, che voglio precisare anche questo, ad oggi che Marcello non c'è più in giunta, non è che adesso noi andiamo a dire sì, siamo per lo stoccaggio, tranquilli, perché sui social, c'è scritto, noi siamo sempre e comunque contrari allo stoccaggio, la linea che c'era in precedenza la adotteremo domani. Questo è il discorso, però questo cambiamento, la maggioranza che è cambiata, tra l'altro non è, perché quando qui si parla di con questi paroloni ribaltoni, ma quali ribaltoni? Io non ho mandato via nessuno, io anche l'altro giorno, e Raffaele l'ha scritto, ma perché gli danno Raffaele, mi chiama giustamente, dice che fai con Lattanzi, hai deciso. Lattanzi, e dico guarda, io vorrei tanto che Franco tornasse in giunta, perché il suo posto è lì, deve solamente accettare le deleghe, però siccome ho fatto 7-8 giunte e giustamente non viene, alla fine purtroppo io sono allenato della squadra, un giocatore che non gioca non ci faccio niente, se 11 contro 11 non posso giocare 11 contro 10, io mi serve tutti i giocatori, quindi di conseguenza, ma non, a parte tutti o non tutti, noi
come avevamo detto, andavamo a 4 e se Franco entro domani non rientra, ovviamente dovrò revocarlo. Quindi di ma conseguenza... ti ha mandato una comunicazione, no? Sì, ha mandato che ti chiedeva 5 giorni. Sì, che se, no, se non decido va alle autorità competenti, ma io ho deciso che lui deve fare l'assessore. Però se vuoi vedere le autorità competenti non serve che vada da nessuna parte, perché comunque sia lo decido. Io gli ho voluto dare ancora tempo per fare in modo che potesse rimanere all'interno di questa amministrazione, perché sono convinto che, possono dare un supporto importante, come per certi temi l'hanno dato, per altri mi creavano dei problemi, perché non è tutto da buttare quello che è stato fatto insieme, ci mancherebbe altro, non nego nulla, perché per me sono amici, sono persone serie, persone straordinarie, però mi serve un'altra spinta per andare avanti, ma non tanto per me, ma per tutti noi, per la città. Questo è il discorso, semplicemente. Siccome avete parlato sempre voi, no? Noi non abbiamo parlato mai, no? Facciamo fare le domande, no? Allora io c'è il pubblico. No, non so chi è l'autorità competente. Il pubblico. No, allora, io penso che il pubblico che è presente c'ha da fare le domande. Io ringrazio. Ho fatto 2 inviti questa sera, l'assemblea è aperta a tutti, quindi gli inviti non servivano, li ho voluti fare perché magari qualcuno poteva pensare, dice, ma sai, dice, siccome siamo molto critici nei confronti, no, di questa operazione, magari non siamo graditi, qui sono graditi tutti, quindi ho fatto gli inviti, mi fa piacere che ci siano. La Babera e l'Osi, quindi devo fare se... la domanda, la Babera. La Babera subito, vieni. No, la faccio là. Vieni, prendi, una voce, c'è il microfono. No, la voce è microfonata. C'è il microfono. Siccome ho visto dalla stampa e dai politici domande, ma anche fair play, io vorrei fare invece una domanda diversa. Non vorrei che questi due partiti, Partito Democratico e Partecipazione Democratica, non vorrei essere proprio io a dare l'appellativo, aggiungerci altre 3 lettere, ALC, al contrario, Partiti Democratici al contrario. Perché l'operazione che è stata fatta, certo non sta a me giudicare se è giusta, se è sbagliata, se andrà a migliorare la città o meno, ma è il fatto che c'è stata un'elezione, c'è stato un giudizio del popolare, c'è stato un mandato, oggi si va a riformare una giunta che è il contrario, tra l'altro c'è pure un partito che non è mai manco passato al voto, che è la Democrazia Cristiana, no? PD, che era il vecchio Partito Comunista, mai avrebbe governato con la Democrazia Cristiana, ma io non giudico questo personalmente. Una domanda voglio farvi: non è il caso che questi partiti, voi partiti che vi, come ha detto prima il giornalista, vi riempite la bocca di partecipazione, prima di fare questa operazione andavate a spiegarla ai cittadini con le assemblee invece di farla stasera, dopo aver fatto tutto? Punto 1. E concludo la domanda aggiungendone un'altra. Vorrei sapere oggi, e mi sta bene perché voi che decidete, vi siete separati, mi sembra, si diceva a livello popolare, sulle primarie, perché c'era chi le voleva fare e chi non voleva fare le primarie. Avete troccato d'accordo nella riunificazione, quantomeno, almeno questa sera sappiamo. Quando si rivoterà, vi siete accordati tra il segretario del Partito Democratico e Partecipazione il sindaco? Le prossime elezioni facciamo le primarie oppure si è deciso di non farle? Almeno una certezza. La prossima volta le primarie verranno fatte oppure no? Basta dirlo, no? No, non le facciamo oppure sì le faremo. Perché almeno se la separazione è avvenuta su questo, la ricongiunzione avvenga su questa chiarezza per il futuro. E concludo. Grazie Bruno, questa è la domanda della Babera, Bruno. No, è mia personale. Ma condivide anche la Babera. Beh, allora, prima di tutto, sulla Democrazia Cristiana, adesso non è che Moro e Berlinguer, adesso non mi voglio azzardare, non ci stanno, insomma, no? Non è che non ci sono stati. E se il PD oggi è diventato questo, probabilmente si è partiti da lì, no? Si è partiti da lì. Però senza allargarsi tanto, noi diciamo che probabilmente
sarebbe stato meglio farle prima? Non lo so, è stato tutto un ragionamento fatto in itinere. Noi come partito abbiamo la nostra organizzazione, abbiamo fatto le nostre assemblee, le nostre riunioni, probabilmente avremmo potuto fare assemblee pubbliche per dire entriamo o non entriamo, ma noi abbiamo i nostri organismi che decidono. Non so gli altri se sono organizzati per farlo, Bruno, perché questa sera noi, criticata, criticabile, va bene, non va bene, ci veniamo perché non ci veniamo perché fuori ci stanno i buttafuori che non vanno a entrare, tutto quello che vuoi, ma ad oggi il PD è l'unico che ha fatto un'assemblea pubblica per parlare di queste cose. Il futuro, noi stiamo lavorando insieme, ma c'è l'unità politica, stiamo lavorando insieme in amministrazione. È chiaro, come dicevo prima, che noi così facciamo. Noi sapete, le primarie questo te lo si dico. Fanno o te lo dico, si fanno solo quando conviene. No, te lo dico. Più chiaro, non va la politica. No, te lo dico, ti dico, è chiaro che noi facendo questa operazione, ho tentato di dirlo prima, noi ci leghiamo a un ragionamento che è anche quello del sindaco, perché se tra 2 anni e mezzo questa amministrazione ha i risultati che noi speriamo, cioè con questo sindaco al primo mandato io non ho visto mai che si rimette in discussione il candidato sindaco. Se questo non sarà perché l'amministrazione va male per colpa del sindaco, per colpa nostra, probabilmente prenderemo le decisioni e faremo le primarie, perché noi allora una volta sbagliamo, 2 pure, per carità, perché con le regionali non è che abbiamo fatto un figurone, però le stiamo facendo queste primarie, ma la terza volta no. In pratica abbiamo capito. La lezione, d'accordo, è la lezione ci serve. D'accordo, però mi fate ricambiare no, da sindaco. No, cioè, no. Perché tu non hai detto chi è che decide se siete andati bene o niente, è il popolo, la gente, i vostri iscritti, i vostri simpatizzanti. Quindi tu devi fare un metro. Cioè, allora io, siccome si è interrotto, Terenzi se n'è andato, sia chiaro, e non penso che me lo smentisce, perché non gli avete fatto fare le primarie. Io se fossi Terenzi, anche se fossi stato il miglior sindaco, nella prossima elezione direi io voglio fare le primarie, perché se no è tutto un giochetto, no? Però Bruno, tu consentimi, sindaco che esce, ma se il sindaco ha fatto bene significa che le primarie prenderà male dei voti, no? Ma si può fare anche questo, però ti dico, non c'è nessuna assicurazione, no. E non c'è nessun accordo. Io ti dico che la logica vuole che se uno fa bene possono anche essere fatte le primarie aperte con il candidato unico del PD, non è che ci sta, perché se fa no, le primarie aperte con gli alleati, col candidato del PD, gli altri metteranno il proprio candidato. Si può fare tutto. Quello che ti voglio dire è che noi facendo questa operazione ci siamo in qualche modo presi un impegno, ma non è di miricandidati, l'impegno è allegarci a questo mandato amministrativo. Come dicevo prima, chi ve lo fa qua, potevamo avere le mani libere, abbiamo fatto questa scelta. Posso un attimo, poi io ridò la parola al pubblico, però devo fare una domanda a quello che ritengo sia il compagno che c'è su questo palco, ovvero Zallocco, e mi chiedo che effetto fa dover governare con la Democrazia Cristiana, che come vi ha accettato ha detto noi stiamo con loro perché dobbiamo fermare la deriva di sinistra, noi stiamo con loro perché il Partito Democratico ci ha detto che non fanno il registro di unioni civili e tutte quelle che sono delle conquiste sociali che negli altri comuni dove governa la sinistra o centrosinistra si cerca di portare avanti. Allora, se ci sono dei valori civili e di sinistra, come si conciliano e come si fa a accettare questo diktat iniziale? Guarda, io penso che un'amministrazione, per quanto riguarda, si deve dare delle priorità. In questo momento penso che la divergenza che ha il Partito Democratico e la Democrazia Cristiana sulla questione delle unioni civili sia una questione, seppur per noi importante perché l'abbiamo proposta, ci mancherebbe altro,
prioritaria rispetto ad altre questioni che servono invece per fare, per dare questo cambio di marcia a questo territorio. Sarà un argomento di discussione, nonostante il veto che mi giunge da parte della Democrazia Cristiana su questo aspetto, bisognerà aprire una discussione, sicuramente una discussione che porterà a chiarire le problematiche per cui uno è fermo su una posizione piuttosto che un'altra. Però penso che non sia questo il momento in cui noi possiamo parlare di un tema che è secondario rispetto a una problematica che può essere la casa di riposo, che ha una scadenza nel bando del 28 di ottobre, credo, il 3 di marzo, non me lo ricordo, oppure rispetto all'approvazione del bilancio, dura dei marciapiedi, rispetto alla questione legata a un momento ancora di difficoltà, di crisi che sta attraversando le famiglie, e quindi secondo me c'è molto da rivedere sulla gestione del sociale. Le unioni civili, seppur nella loro importanza, possono attendere benissimo per avere un momento in cui, ripeto, si possa aprire una discussione più ampia, magari coinvolgendo anche il mondo delle associazioni. È vero quello che diceva Bruno Cozzi, che adesso non vedo, si è parlato tanto di partecipazione. La partecipazione non è legata solo a un momento politico di competizione elettorale, la partecipazione deve essere legata sui temi dai più importanti ai meno importanti. Quindi su questo tema si potrà allargare alla cittadinanza per sapere cosa ne pensano anche le associazioni di cultura, le associazioni del tempo libero, in modo, qualora questo poi possa essere un catalizzatore anche per chi è scettico in una prima fase. Io non lo so, però ecco, non mi preoccupa adesso affrontare il tema delle unioni civili, seppur l'abbiamo presentato in consiglio comunale, non è che ci sono. Penso che sia meno prioritario, e non vado io come capogruppo del Partito Democratico, e credo che non ci sia niente di male, a cercare lo scontro su un tema che per il momento può attendere benissimo rispetto ad altri temi che invece sono importanti per la collettività. Sai, in parte potresti aver ragione, poi credo che la politica si differenzia proprio su quelle che sono le visioni e i valori di principio, altrimenti basterebbe un buon tecnico, metteremo un commercialista, un ingegnere e via dicendo nei diversi settori, e alla fine un lavoro parte, un'altra cosa parte, siamo lì. Io penso che un partito che è determinante nei numeri, perché qua parliamo di ideali, siamo tutti fratelli, però di fondo 4 ne escono, 4 ne entrano, 3 servono. E la condizione chiave, forse mi sbaglio, ma che ha detto Lavagnani è questa. E per questo che ti faccio quella domanda, perché qui parliamo di valori, principi, linee politiche. Allora, se un partito, come dite voi, ha un ruolo e una funzione, è anche per questo. Altrimenti, accozzaglie di cittadini, basta, ne avanzano. Siccome a quest'ora Marzullo direbbe, fatti una domanda e risponditi, e me la faccio io, se consentite, una domanda che credo interessi, scusate, su quali basi il PD ha poi detto ok al sindaco sulla sua proposta? L'ha detto così per prendere il posticino, come si dice, oppure ha posto delle condizioni, e quali sono state? Credo che questa sia una domanda interessante, perlomeno mi interessa. Il sindaco innanzitutto dice: caro PD, io vi chiedo di aggiungervi alle mie 3 forze, quindi dire questo vuol dire non vi chiedo di venire e sostituire qualcuno, perché il PD, se fosse stata questa la risposta, la domanda, scusate, avrebbe risposto non veniamo, quindi o siamo tutti e 4, veniamo, altrimenti non veniamo. Poi se qualcuno si tira indietro, come pare stia succedendo, affari suoi. E poi si è detto: ma questo programma che era prima del candidato Zallocco combacia con il candidato eletto? Perché altrimenti, veramente, se non confrontate i due programmi, vuol dire che venite lì a sedervi, a comandare, nonostante abbiate perso
questo lavoro è stato fatto, si è visto che il programma, come si è detto prima, quasi combaciava, ma noi, il PD, ha anche chiesto al sindaco di fare proprio qualche altra cosa. Primo, si è detto di andare in maniera molto più incisiva ad una politica che, diciamo così, per capirci, più comprensoriale su certe tematiche importanti, ricettività, turismo, sicurezza, eventualmente anche urbanistica, vediamo veramente di far decollare un rapporto privilegiato quantomeno con i comuni che fanno già parte dell'ambito 20. Questo, tra l'altro, sapete pure che per intercettare questi benedetti fondi europei, sapete bene che uno dei criteri fondamentali è che i comuni si associno. E si è detto, caro sindaco, su questa cosa noi ci puntiamo, tu che dici? E il sindaco dice ok. Si è detto anche di, come già penso la passata amministrazione, lo sto verificando, ha già fatto, di incrementare ancora più l'azione verso il sociale, perché potete, sappiamo tutti che la crisi purtroppo non è finita e che quindi c'è necessità ancora. Io ve lo dico non per fare la solita tiritera, io sono assessore ai servizi sociali da 10 giorni, perché le deleghe sono così, ho incontrato delle persone, per me è una grande sfida, molto dura, però ci sto toccando con mano situazioni proprio bruttissime, diciamo così. E allora si è detto, sindaco, tu su questo ci punti? E allora si è detto ok. Solo su questo si è detto sì, veniamo, perché poi tra l'altro il sindaco, potete ben capire che al nostro interno c'era anche qualcuno che diceva ma perché dovete proprio prendere l'assessore? Che tra l'altro, questa è un'altra parentesi, noi qui abbiamo fatto una battaglia lacerante al nostro interno per andare a fare l'assessore, potete immaginare, noi in questa situazione tutti volevano andare, a parte questo. Proprio era una corsa proprio sfrenata, abbiamo fatto anche accoltellate nel nostro partito per andarci. Però a parte questo, perché c'era anche la possibilità di dire caro sindaco, bene, la collaborazione c'è stata, veniamo e ti appoggiamo, ma non veniamo a fare, non veniamo in giunta. E il sindaco che dice no caro PD, se tu vieni, vieni a darmi una mano, tanto che il sindaco dice e vi chiedo di mandarmi qualcuno, no bravo o somaro, ma qualcuno che ci abbia esperienza, perché se mi mandate su una ragazzina o un ragazzino, finché questo impara sarà dura. Ecco, questa secondo me questa sarà una banalità, perché qui si cerca di far passare che il PD bussava continuamente al sindaco, facci venire a sostituire altri. Questo è l'esatto contrario, si vuole far apparire che sia successo questo, è l'esatto contrario, tanto che una delle condizioni era proprio quella, veniamo sindaco, ma se tu parti 3 più 1. La Democrazia Cristiana ha fatto le stesse consigli. 3 più 1. Poi dopo. Marisa, noi ragioniamo sì, il PD, sì, e sì. Poi all'interno della Cristiana ci avremo anche noi le nostre riflessioni, ma lì è giusto che decidano loro. Quindi questo credo che sia chiaro, lo dico anche con un po' di, come dico, un po' di emotività, perché anche al nostro interno, perché è chiaro che questa sera credo che il 75-80% sono un po' tutti dell'area nostra, diciamo. Ma lo dico anche per convincere, perché qui questa linea che qualcuno passi la vittima perché è estromesso è l'esatto contrario, anche perché parlato di vittime. No, ne parlo io non sto facendo un jacuzzi, sto cercando di perché credo che questi siano anche i temi che vengano a galla con chiarezza, perché il dibattito serve anche a questo, perché altrimenti all'esterno appare, parliamoci chiaro, dentro al bar appare che c'è stato un ribaltone, invece una condizione era proprio quella di non ribaltare niente, altrimenti non saremmo andati. Mi sfugge un concetto, poi do la parola al pubblico, però cioè, le parole hanno un peso. Allora, premessa, condizione, sono termini che poi non possono essere scissi dalla soluzione. Allora, se la premessa è tutti insieme o niente, se la condizione è tutti insieme o niente, e nel percorso, esattamente, passo passo, una forza non è mai entrata in questo progetto, perché dal primo momento, se c'è una cosa che si può dire ai Democratici Popolari, che erano contrari, allora non si può dire la premessa è tutti e quattro dentro e si va avanti, quando poi una forza è contro. Diciamo che l'idea era tutti quattro avanti, ci state? No, perfetto, noi andiamo avanti lo stesso. Cioè, bisogna presentare la realtà per quella che è e quella che è stata. La premessa non ha portato al risultato della premessa.
Poi vincente il vostro è un altro discorso, però evitiamo di dire che o tutti insieme, no, perché questo giochetto l'ha fatto la Democrazia Cristiana, lo ribadite voi, ma non è la realtà dei fatti. Raffaele, noi diciamo che non abbiamo chiesto che nessuno se fosse stato cacciato per colpa nostra, questo è diverso. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità al sindaco, non abbiamo detto caccia Tizio e Caio perché ci stai antipatico. Anzi, per me personalmente come segretario è stata una delusione, lo voglio dire, perché poi se ne è dette tante, ma l'incontro con Lattanzi non è che io sono andato a chiedergli, io ho dato la disponibilità fin dal congresso, ci siamo incontrati a casa di un amico che è qui presente, dove abbiamo discusso se era il caso di vederci o no, mi ha dato la disponibilità, poi ci ho avuto una doccia fredda da parte della segretaria del gruppo che ha detto non ci vediamo. È stata una delusione, perché politicamente parlando probabilmente quello sarebbe stato il capolavoro politico, cioè rimettere insieme tutti i pezzi dell'allora centrosinistra. Io rimprovero, cioè molto spesso quando uno dice ma io sono coerente con me stesso, beh, è facile essere coerente con se stessi, perché voglio dire, alla fine, no, come dice, io sono d'accordo, c'era cioè, un vecchio consigliere comunale che diceva sono d'accordo con quello che ho detto prima, no, dire, non faccio il nome perché, perché è ancora attivo, no? Però molto spesso e ci si nasconde dietro questa cosa per la mancanza di coraggio nel fare un passo avanti, perché la politica è un divenire, è un ricercare le ragioni, l'ho detto prima, quindi per me è stata una delusione, lo dico spassionatamente. C'è una domanda. Pubblico. Buonasera, una domanda come oggi. Ma ripartiamo da quello che avete detto anche questa sera. Noi alcune cose ci hanno lasciato un pochino perplessi, ma ci do abbraccio verso la memoria, tipo sullo stoccaggio, giusto? E da cittadini penso che ci faccia anche il piacere, al di là di come la pensiamo, che ci sia stato un impegno per portare a casa un risultato, però magari raccontiamola tutta la storia e diciamo anche chi era magari l'assessore di riferimento quando la storia è iniziata, o magari come sono appunto, siccome stanno qua non so, io non ero l'assessore, risulta che eravate voi, quindi mi diceva Dodò ma lo rivenderai, voglio dire. E anche su poi un'altra cosa ce la stava un po' perplessi, quello che diceva il sindaco, io mi rivolgo principalmente al sindaco, quando ha ripetuto più volte che partiranno progetti, iniziative tra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni di euro, giusto, confermato? Cioè non penso che un volume così significativo di investimenti partano dopo 10 giorni di nuova giunta che in qualche modo si deve ancora insediare appieno, visto che come avete ricordato voi c'è Lattanzi che ancora balla e aveva almeno delle deleghe proprio al bilancio, quindi la domanda è se domani o tra un mese, come ci ha voluto far capire il sindaco, si rimane nella giunta, non si va a votare per questo discorso qua, qualcuno che i progetti l'avrà fatti partire, quindi cioè anche lì non abbiamo fatti partire noi, se avete fatti partire voi qualche lavoro, qualcosa avete fatto, quindi forse non è proprio così vero quello che ci diceva il sindaco prima su tutti questi blocchi che c'erano dentro, oppure insomma, non va d'accordo con quest'altro discorso dei progetti che partono. Però adesso al di là di questo, poi magari ce lo rispiegano, abbiamo capito noi, forse a noi quello che risulta difficile capire, e non è una questione di parti politiche prese a priori, cioè è stato detto che siamo lattanziani ma non risulta nemmeno ad altri, è questo: alle scorse elezioni si sono presentati due candidati al ballottaggio, parlo chiaramente, con posizioni opposte nei modi di fare la politica, si può dire quello che si vuole, nei modi di fare la politica sono emerse anche stasera, c'è chi parla di partecipazione, la rivendica ancora nel nome, per quanto paride bocci l'idea del bilancio partecipato, si è letto anche sui giornali che ripartiranno quelle iniziative dalla settimana prossima, quindi voglio dire è ancora una linea politica, c'è invece chi apertamente le boccia. Diverse nelle persone, noi ce li ricordiamo anche a mezzo stampa,
insulti, in alcuni casi anche significativi, che vi siete scambiati, sì, cioè, ci stanno gli articoli che lo testimoniano, e diversa anche nelle idee di politica, perché da una parte c'era la continuità con Mezzanotte e dall'altra c'era invece la trasformazione, il cambiamento, chiamatelo come volete. Allora, il discorso è: oggi che programma seguite? Che cosa volete fare in questi 2 anni e mezzo? Che cosa ci date per poter misurare da qui all'inizio della prossima campagna elettorale se siete stati e se sarete credibili, se avete fallito, e in quel caso il fallimento sarà vostro, del sindaco in prima persona? Quali obiettivi concreti, però, no, come quello che abbiamo letto oggi sul centro storico, dove si parla di far ripartire dei cantieri dopo eventualmente dei discorsi di bilancio partecipato? No, noi vogliamo sapere adesso, nel presente, da qui ai 2 anni praticamente che restano, che cosa si fa. Obiettivi, le risorse economiche, le persone che se ne occupano, chi sono i referenti di queste azioni, perché vogliamo anche sapere con chi dobbiamo parlare. Tutte queste cose qui molto concrete, se possibile. Grazie. Beh, posso io? Allora, io comincio sulla questione della differenza dei due candidati che sono andati al ballottaggio, che è vero, non mi sembra nella mia campagna elettorale di aver offeso così gravemente nessuno. Se mi trovi una frase in cui io ho offeso, io in campagna elettorale dissi sempre che il mio avversario era il centrodestra, mai non mi preoccupavo di Terenzi sindaco, ma non perché non potesse vincere le elezioni, perché su una dichiarazione c'è anche scritto appartiene alla mia stessa storia. Non mi risulta di averlo offeso, forse io ne ho ricevuta qualcuna, ma so da quale parte proveniva, sempre interna alla coalizione, ma non era del sindaco, di questo sono sicuro. Sul fatto della partecipazione, io ho detto una cosa, che io sono contrario alla forma di partecipazione che ha adottato questa amministrazione. Il sindaco lo sa benissimo, perché gliel'ho detto in consiglio comunale e gliel'ho ripetuto in questa fase di discussione e di confronto, e io penso che me ne sarà riconoscente. Lo dimostra nei 2 anni i risultati che ci sono stati dei questionari mandati per le case, hanno risposto 60 persone su 5 figli della famiglia. Voglio dire, se lo pone uno il problema che se vuole fare la partecipazione non era quello il metodo, non è il metodo di andare a fare la partecipazione nelle assemblee pubbliche con uno schedario e far mettere le crocette su 7 partecipanti, 5 sono dell'amministrazione, gli altri 2 sono familiari di consiglieri. Non mi sembra che questa sia la partecipazione. La partecipazione ci potrebbe essere, e non è vero che io nella mia campagna elettorale dicevo della continuità del centrosinistra a San Dettuio a Mare, dicevo pure che c'erano cose da cambiare. Dopodiché c'ho un'altra visione della partecipazione, c'ho un'altra visione della democrazia, che non è quella di chiedere davanti al bar o su una sala delle associazioni che cosa vogliamo fare per San Dettuio a Mare. C'ho l'idea di presentarmi con un progetto, e sono stato bocciato, però mi presento con un progetto, perché io credo che vada organizzato, che non si può far fare al primo che passa. Io credo questo, come credo che ci sono forme partecipative diverse dai questionari mandati per le famiglie, che oltretutto non arrivano a tutte le famiglie e costano qualche migliaio di euro, e non mi sembra che abbiano prodotto risultati. Allora forse è più partecipazione organizzare assemblee del genere cercando di aumentare la partecipazione. Mi fa piacere questa sera che per esempio voi siete intervenuti. Forse è più democratico quello, perché quell'altro, quello che si è fatto fino ad oggi della partecipazione, ma non gliene faccio neanche una colpa, era una novità, non l'ha fatto mai nessuno, l'hanno fatto nel comune di Rottamare, l'hanno inventata loro la partecipazione nel locale, ma non la facevano come a San Dettuio a Mare, non la facevano come si è fatta qui, non la facevano con i questionari, la facevano con le assemblee. Poi dopo c'è stato tutto un susseguirsi, uno sviluppo della partecipazione. Per dire che ci sono forme partecipative, ma che non sono quelle. Sono contrario a questo io. Dopodiché, cosa ci accomuna con l'altra domanda, mi sembra, qual era il programma della città? Guardate, noi avevamo un programma, come ha detto prima il segretario, e saremmo falsi se rinneghiamo quello che pensavamo
di cui c'era bisogno per questo territorio. Chiaramente, non essendo stati noi delegati a portare avanti questo programma, oggi cerchiamo di riuscire a condividere con l'amministrazione un programma che era nostro con quello che invece è stato premiato, ma che in qualche parte poi probabilmente il sindaco mi confermerà è difficile da attuare. È difficile da attuare per i rapporti umani, perché ci sono, perché poi noi possiamo parlare quando vogliamo, in politica i rapporti umani contano e probabilmente quelle saranno state le difficoltà che ha riscontrato il sindaco e altri assessori, che si sono riscontrate in una formazione che molto probabilmente è nata solamente con lo scopo di battere, perché qui guardate tutti fanno una guerra al Partito Democratico e quando nascono le coalizioni per battere il Partito Democratico senza nessun programma, senza nessuna ambizione, poi questo finisce dopo la vittoria e questo è successo. Questo è, perché poi finisce lì, la sfida è stata vinta e guardate, non a caso questo è successo nel 2004 e nel 2012. Dopo 2 anni finita la sfida è come quando finisce lo champagne che finisce l'amore, uguale. E allora il sindaco si pone un problema. Dice: io devo andare avanti, siccome qui sembra che il PD è stato battuto e quella è stata la massima vittoria, il massimo risultato, io invece penso che il massimo risultato è portare avanti un progetto per il territorio. E allora condividiamolo. Noi pensiamo, per esempio, sindaco, che sul centro storico non è sufficiente dire l'albergo diffuso, che poi rimane scritto lì, forse è sufficiente rimettere in piedi quello che era stato iniziato, magari migliorandolo, di recuperare gli stabili pubblici vuoti per portarci qualche attività culturale oppure qualche l'edilizia, per esempio, residenziale pubblica, in modo che il centro storico di giovani, creare degli spazi per portare delle attività culturali, per fare un certo tipo di turismo. Io avevo capito che era rivolto a tutti e due, sì, ma adesso glielo lascio volentieri. Cioè, in pratica, per dare forma, per dare sostanza alla forma, perché la mia impressione è che altrimenti si parlava e non si concludeva nulla. Io penso che su questi temi ci possiamo ritrovare, bisogna condividerli e limarli, appurarli, perché magari io capisco le difficoltà di chi si è presentato in un certo modo e che poi deve in qualche modo modificare, però signori, voglio dire, non è la matematica che 2 più 2 fa 4, è una cosa diversa andare incontro alle esigenze di un territorio che poi si modificano e sono dinamiche a volte e possono modificare i tessuti, bisogna anche adeguarsi. L'importante è che uno, ripeto, come alla prima domanda ho risposto, che vive questa situazione, la politica, non come un interesse, una vetta da raggiungere personalmente, ma che la prenda come un impegno per la collettività, perché se poi si prende in questo modo e si formano delle maggioranze, come forse si è formata questa volta, e lo spero tanto, intorno ad un programma e non solamente facendo i conti per poter vincere le elezioni e poi non ci rimane nulla, allora forse faremo un passo avanti. Dalla telegrafica, no, ma io mi vorrei soffermare, grazie della domanda Alessandro e grazie per la partecipazione a tutti voi. Il discorso è questo, confermo che abbiamo finanziato opere perlomeno per il 2014, 2015 partiranno le cifre che ho accennato all'inizio e che ti confermo quello che hai detto te. Il discorso è questo però. Qui bisogna fare un discorso di questo genere, perché è capitato sul discorso di quella soluzione che per la prima fase abbiamo trovato sul castagno, no? Quando giustamente, come accennava prima il segretario, che Paolo scriveva che Marcello Diomedi, no? Dice non è merito del.
Io, siccome l'amministrazione è sempre l'amministrazione Terrenzi, il sindaco è Terrenzi, se le cose vanno bene la faccia la metto io e quando vanno male la faccia la metto sempre io, quindi il responsabile sono io dall'inizio alla fine e sempre e comunque, quindi il criticato sono io e quello, e quando le cose vanno bene sono io, ma siccome le scelte si fanno in maniera collegiale, quindi di conseguenza quello che abbiamo fatto prima non è che può essere bravi, sono bravi gli altri e io no, e quando si tratta di sesso somari so somaro solo io e quell'altri no, in poche parole, questo è il discorso. Io ho ringraziato all'inizio tutti i gruppi che hanno fatto parte di questa amministrazione e che ne fanno parte, perché comunque sia, anche nella loro contrapposizione, io sono convinto che loro faranno la loro parte e ci aiuteranno lo stesso a governare. Ma non perché ci servono i numeri, perché penso che loro al loro interno comunque sia sanno che devono fare il loro dovere fino alla fine confrontandosi con noi. Io alle maggioranze li invito sempre, non partecipano, però li invito, poi dopo spero comunque sia che il Consiglio Comunale potranno dare il loro contributo. Quindi volevo far capire in maniera particolare che non è che, voglio ripeterlo, non è che uno è bravo e un altro somaro, tutti bravi o tutti somari. Questo è il discorso. Quindi sullo stoccaggio, se ci ha lavorato Marcello ci ha lavorato, perché il sindaco ha detto: Marcello, per favore, lavora sullo stoccaggio. Io mi occupo di lavori pubblici, oltre a fare il sindaco e occuparmi di altre cose. Non è che sono bravo io, quindi realizzo perché Alessio è illuminato. Io sono illuminato abbastanza, però ovviamente per realizzare le opere c'è bisogno di tutti. C'è bisogno che il bilancio quadri, c'è bisogno che se dico di fare la strada, di asfaltare via Aldo Moro, magari deve subire l'assessore dei servizi sociali, dice: guarda, non facciamo questa volta la manutenzione qui, la facciamo l'anno successivo. Quindi ognuno, perché le risorse sono sempre meno, quindi di conseguenza una volta va a favore dei lavori pubblici, una volta va a favore fuori sociale, sempre l'esempio sbagliato, una volta va a favore, per dirti, dello sport e in base a ogni settore che capita. Però quindi qui o si è bravi tutti o non si è bravi nessuno. L'altro discorso, no, mi aveva fatto un'altra domanda sulla questione, aspetta, sulla questione programma, ecco, non a questo mi interessava. Infatti il programma con cui ci siamo presentati alle elezioni non cambia programma, viene solamente integrato con qualche cosa dove ci siamo incontrati già in Consiglio Comunale, che è la casa di riposo, e quindi il Partito Democratico si è espresso in Consiglio Comunale e ci ha aiutato in Regione a non perdere i 450.000 euro, che è la terza parte della totalità, la terza parte del costo del progetto. L'altra cosa che hanno chiesto è l'integrazione, di lavorare in maniera integrata con i comuni, almeno a partire fin da subito dell'ambito 20, quindi con i comuni di Porto Sant'Elpidio e Monturano, e già un atto è stato fatto. La prima cosa che è stata fatta è stata presentare un progetto turistico, pacchetti turistici collegati, integrati con il comune di Porto Sant'Elpidio, perché io sono uno che dice che Porto Sant'Elpidio non c'è, non esisteva, è nata come Sant'Elpidio a mare, quindi noi non abbiamo il mare perché ce lo siamo venduto tanti anni fa, sembra che ci dicono tutti così in poche parole, e effettivamente per certi versi è stato così, quindi il mare noi non ce lo abbiamo, però abbiamo la storia. Allora, a chi ha il mare, chi ha il mare ha bisogno della storia, chi ha la storia ha bisogno del mare, e insieme per il turismo, per valorizzare tutti e due i territori, c'è bisogno di fare delle politiche integrate, turismo, commercio, anche questo passa per la valorizzazione del centro storico, perché la prima cosa è il turismo, il centro storico si valorizza con il turismo, e questa è una delle cose principali. Quindi questo è un altro punto, non è che il Partito Democratico per venire dice vi chiedo questo, se no è, erano d'accordo con me sulla casa di riposo, sulle politiche integrate quindi con gli altri comuni, e sui piani di recupero far ripartire in qualche maniera l'edilizia, perché far ripartire l'edilizia, lavorare sui piani di recupero, sui poru, per dire, che cosa significa questo? Significa introitare più risorse, più legge 10 che serve, che hanno finalità, in poche parole, di manutenzione, di investimenti per il nostro territorio. Noi
abbiamo fatto una scelta importante, e questo va dato atto sia all'assessore sia al nostro capo d'area, che è Tommaso Del Rico, il capo ragioniere. È l'unico comune, penso, del Fermano, diciamo, che non utilizza la legge 10 per coprire la spesa corrente, e quindi ecco perché si vedranno adesso in poi le opere, le manutenzioni varie, quello che leggete, i bagni, gli spogliatoi, queste cosette qua, è stato fatto tutto con la legge 10, soldi che arrivano, che rientrano dall'urbanistica. E se l'urbanistica lavora male, e c'è molto da migliorare, molto molto molto, di conseguenza, se lavora male non ci sono introiti, e se non ci sono introiti non ci sono manutenzioni, e quindi non ci sono miglioramenti per il nostro territorio, quindi strade, qualsiasi manutenzione c'è da fare. Noi abbiamo ancora il problema della pinacoteca, che ancora non c'è un bagno, e questo non è possibile, come sul centro storico ancora non c'è un bagno pubblico, e questi sono problemi che dobbiamo risolvere, e li risolveremo nel breve termine. Questo è il discorso, però servono le risorse, e quindi se non si sbloccano queste situazioni qui, quindi che ti permettono di far entrare le risorse, non si va avanti. Io non voglio criticare Marcello ovviamente a livello di urbanistica, purtroppo non è che ha deliberato tanti atti, non so per quale motivo, purtroppo, perché probabilmente non è riuscito nell'ufficio a farsi capire, a incidere più, però a livello di stoccaggio ha lavorato tutto lì. Però io non è che voglio criticare Marcello, ci mancherebbe, lo devo solo ringraziare per il lavoro e per il supporto che mi ha dato. Io non devo litigare con nessuno, e mai lo farò, perché questo è il mio carattere. Io sto qui per cercare di risolvere i problemi di tutti. Datemi le critiche, me le prendo, continuate a farlo, però alla fine servono, per carità, perché quando sono costruttive, però io voglio lavorare come sto lavorando, insomma, questo è il discorso. Se poi dopo su Facebook non rispondo perché non è che ho tempo sempre da stare lì in Facebook, metto i miei comunicati e chiuso il discorso, questo insomma, anche perché la risposta istituzionale non passa per Facebook. Allora, no, voglio dire io, poi chiudete. Cioè, Cederoni ha fatto la domanda seria, cioè che cosa volete fare? Il sindaco ha dato una risposta, ha dato anche Zallocco. Guarda, noi dobbiamo fare le chiacchiere, insomma, sulle chiacchiere saranno se rimarranno tali, la nostra condanna di questa scelta. Se riusciremo a fare, sarà la nostra fortuna, abbiamo fatto una scelta vincente. Noi abbiamo cominciato a lavorare da un paio di settimane, noi ci siamo dati un metodo, il metodo è quello della full immersion, del briefing continuo. Noi ci siamo già riuniti insieme al sindaco, agli assessori, alle forze responsabili delle forze politiche, ai consiglieri comunali già un paio di volte, l'abbiamo fatto dal pomeriggio a notte inoltrata. Lo faremo su intere giornate con tavoli di lavoro. Vogliamo individuare, questa è la prima cosa che abbiamo fatto, lo stato dell'arte, perché noi partiamo dopo 2 anni e mezzo di amministrazione, non è che partiamo con il programma nuovo. Il programma, come dice il sindaco, è quello con cui ha vinto le elezioni, perché noi non ci dimentichiamo che perlomeno, se anche non ci saranno più i democratici e popolari, io spero sempre in un ripensamento, ma se questo non fosse, noi non ci dimentichiamo che il sindaco e il suo programma con 7 consiglieri su 10 che è uscito da quella esperienza elettorale sono lì e rappresentano, no, la maggioranza. Noi abbiamo risposto a un appello, abbiamo portato le nostre questioni, e sono questioni, guardate, di estrema praticità ma anche di estrema importanza. Noi per anni, io insisto sulla questione, ce l'aveva ricordata e posta con forza un giovane, Raffaele Sabbioni, no? Perché poi si è giovani anche nello spirito, non è che basta l'età, no?
La questione della collaborazione con i comuni, per anni ci siamo riempiti la bocca sulla riunificazione senza aggiungere a nulla, ma le questioni più concrete, come stanno facendo in altri posti, cioè di ragionare sui servizi, è una questione alla portata di mano. Cioè noi ragioniamo già con l'ambito 20 sui servizi sociali, c'è un'unica testa, c'è un unico direttore che poi declina le varie fasi nei vari comuni. Perché non possiamo farlo nella programmazione, come diceva il sindaco, turistico e culturale? Cosa osta a un cartello culturale unico che è facilmente alla portata di mano, vista anche la programmazione diversa che c'è nei vari comuni, no? La nostra è più classica, Porto Stato del Pio, cioè quella più moderna, Monturano fa il cinema. Perché non ragionare sulla sicurezza, sui corpi di vigilanza, dei vigili messi in rete? Una pattuglia che arriva da Porto San del Pio, che arriva a Lori Blu, per intenderci, a Zona Industriale Porto San del Pio, perché non può arrivare a Cretarola, alla chiesetta di legno di San del Pio a Mare e più su? L'ottimizzazione dei turni porterà con lo stesso personale a coprire più zone più spesso e a dare una risposta importante sulla sicurezza, perché poi le opere pubbliche non sono soltanto il mattone, le opere pubbliche sono anche risposte che vengono date sulla sicurezza, che oggi è una delle questioni più importanti. Perché non ragionare sull'urbanistica? Noi abbiamo i tre comuni che hanno i tre pianoregolatori singoli, sopra abbiamo lo strumento di programmazione più generale, il PTC della provincia, in mezzo perché non si può pensare a uno strumento che armonizzi i tre piani regolatori dei comuni per evitare che ognuno si faccia il proprio spazio? Queste sono questioni che si possono fare domani lavorandoci. E poi sul centro storico io non sono d'accordo col sindaco, cioè l'assessore al centro storico fino a poco tempo fa, prima all'ingresso Gentili, era Diomedi, così come l'assessore all'urbanistica. Io sull'urbanistica, sul centro storico, non ho visto niente. Penso che gli altri la pensino come me, perché li leggo, al di là delle simpatie personali, io non ho visto niente. E allora il centro storico ci vuole una scossa. Noi pensiamo che oggi si possa agire la moderna, oltre al completamento delle opere, del corso, la manutenzione, perché non si può pensare che un corso, no, fatto male, tutto quello che vogliamo, ma non è che si può pensare che un corso fatto con quella pietra, con il massetto di cemento armato sotto, che hanno una portanza diversa, lasciato aperto al pubblico dopo due anni, no, si mantenga da solo. E ci vuole la manutenzione, ma oltre a questo c'è tutta la predisposizione per fare di questo centro storico un centro storico, si dice oggi, smart, no? Ci sono i cavidotti per la fibra ottica, in parte già c'è, ci sono le predisposizioni per gli hotspot, i wifi. Ragioniamo su come renderlo più attraente, migliore. I costi sono notevolmente abbassati da questo punto di vista. Perché non ci sono studi tecnici? Probabilmente se c'è la possibilità di viaggiare a una velocità più elevata su internet, qualche studio tecnico può dire: io approfitto di questa opportunità e magari rinuncio alla comodità dell'auto. Ma queste cose vanno fatte. Perché non ragionare su una parziale pedonalizzazione con un arredo? Su questo abbiamo ragionato insieme al sindaco e vogliamo dare risposte, così come le vogliamo dare sulle attività commerciali. Già sono eroi coloro che ci stanno. L'esperimento fatto, mi sembra uscito oggi o ieri, per incentivare le nuove attività, mi pare che ha prodotto zero. Allora, su queste attività, quelle che ci sono, possiamo pensare a una detassazione, a un aiuto simbolico di queste attività? Quindi su questo pacchetto integrato, fatto per gradi oppure interamente se possiamo farlo, va ragionato, va fatto, perché non c'è più tempo di aspettare, bisogna dare una scossa.
anche con soluzioni strane e avveniristiche. Noi in un'assemblea tempo fa abbiamo ragionato sull'ipotesi di rendere i due palazzi del Tarantelli magari collegati, bisognerà vedere con la soprintendenza delle belle arti, con una copertura vetrata. Ci sono molti esempi di centri storici che ragionano su questo. Al Tarantelli va data una risposta, vanno trovati locali che ci sono sotto quel palazzo, l'ex Bar Corallo. Su tutte queste cose noi abbiamo ragionato profondamente e continueremo a farlo, ma c'è una urgenza, così come c'è sull'urbanistica. Guardate, a me, uso una parolaccia, non me ne può fregare di meno se i soliti noti parlano, ma adesso se sono ritornato il PD, allora sa l'urbanistica, gli interessi. Ma sono anni che i piani di recupero stanno fermi lì. Ma lo sapete che cosa sono i piani di recupero? Sono circa 250 domande fatte da cittadini per adeguare la propria abitazione, per fare la stanza in più, per fare la soffitta. Questi per rendere abitabile la soffitta, per dare la risposta al figlio. Questi sono i piani di recupero. Roba che non consuma il territorio. Allora, su sta roba, che magari ho letto, non so se era Gederoni, ma sull'occupazione. Fabiano, fa qualche domanda. Finisco. No, ma questo è importante. Organizzo io. Era una domanda. Allora, su sta roba, ma se partono 100 lavori, ci saranno 5 imprese artigiane sempre più a mare che ci lavorano? L'idraulico, il muratore, no, l'elettricista, ci sarà, il comune incasserà un po' di oneri per fare altre cose. Queste sono le cose pratiche che rimaniamo strabiliati che non si fanno. Non può essere che dopo 2 anni e mezzo di niente si fa una conferenza stampa il 24 di Natale per dirci guarda che se domani parte è perché abbiamo preparato tutto noi, conferenza stampa della vigilia di Natale, abbiamo preparato tutto noi se parte, no? Ma perché non hai fatto prima? Poi andiamo a vedere, non ci sta il sindaco, questa qui non ci sta mezzo incarico per fare sta roba. E allora ragazzi, qua bisogna guardarsi in faccia, dire le cose come stanno, noi non ci abbiamo paura, e andare avanti e cercare di far ripartire questo paese, se no non gli si fa. Chi c'è? Ce ne sono diversi. Io cerco di essere vicino. In parte Fabiano mi ha già risposto, il sindaco 2 anni fa ha iniziato il lavoro con la commissione al centro storico. Molte delle idee di cui hai parlato pochi minuti fa stanno sui lavori presentati in commissione. Chiedo, la porterete avanti o finisce così? Domanda numero 1. Domanda numero 2. Il 24 dicembre chi ha fatto conferenza stampa, chi ha fatto le dimissioni? Chiedo, perché Lattanzi è rimasto in carica e Verdecchi è stato tirato fuori e poi messo in gioco? Grazie. Questa è una bella domanda. Grazie Roberto. Due parole, non è che. Allora, Lattanzi è rimasto in carica e Verdecchia è stato revocato e poi riammesso. Non perché era somaro Verdecchia in quel giorno, era proprio per rimarcare la mia voglia e far capire che i democratici e popolari dovevano rimanere. Stavano dentro. Questo era il discorso mio, quello che ho valutato io, questo è il discorso, capito? Secondo me non ti sei fatto seguire bene. No, non mi faccio capire, questo è possibilissimo, guarda, per carità. Però la mia intenzione era questa, rimane il sindaco e il vice sindaco, Franco Lattanzi. Che significa? Che il sindaco sono io e il vice sindaco dei Democratici e Popolari rimane lì. Poi decido chi rimettere in carreggiata, quindi questo era il discorso. Io però volevo far capire che i Democratici e Popolari ce li volevo a tutti i costi e non li volevo cacciare, anche perché l'ha detto prima Norberto e prima Fabiano, Raffaele ho visto che non riusciva a capire, per far capire anche al Partito Democratico che io non è che ci volevo tutti, non è un ribaltone ma un semplice allargamento. Mi serviva aiuto.
per andare avanti in maniera più spedita. Questo è il discorso, capito? Quindi non è io adesso, Franco, l'ho detto prima, se domani mattina mi diceva D'Alessio, io voglio, ho capito che voglio rimanere, perché sono contentissimo. Non credo che lo farà, perché mi ha scritto oggi, però di conseguenza, quindi prenderò la mia decisione, vabbè, era scontata, però questo, quello che volevo far capire era questo: ti voglio con me. Ovviamente, se guarda, io e Franco, ripeto, non è che alla fine adesso non ci siamo visti più ultimamente, no, ci siamo visti, Norberto, quando è stato? 15 giorni fa che c'era giunta, è passato, io ho detto Franco vieni dentro, poi vabbè, non c'aveva fretta, è andato via, però per dire, io non ho alcun problema nel farlo rimanere lì, insomma, questo è il discorso, se lui me lo dovesse chiedere, questo è il discorso. Però lo ripeto un'altra volta, lui sta lì ancora oggi, da quel 24 dicembre è l'unico che è rimasto lì, e dopo gli è stata tolta la delega da vice sindaco, perché effettivamente io, anche parlando con i giornalisti, mi dice guarda, siccome è 4-5 mesi che te piglia schiaffi sui giornali, insomma, anche se vai se mandi un vice sindaco a Fermo, a Porto Sant'Empidio, a Porto San Giorgio, a Mondurano, a Pedaso, dove lo mai, in regione, in provincia, dice ma tu rappresenti Sant'Empidio al Mare, visto che allo sindaco lo ci mette sempre, insomma, non era più credibile, sostenibile la situazione. Ecco perché ho dovuto togliergli la delega, solamente la delega da vice sindaco. Tanto che lui, se domani faccio giunta, bisogna segnargli assente, perché non è che si è dimesso, insomma, e io non l'ho revocato, questo è il discorso. Se non si è capito chiedo scusa, però questo, se non si è capito il 24 di dicembre chiedo scusa, però questo è quello che io intendevo. Ecco, loro che dicevano, perché tu Raffaele prima non riuscivi a capire, no? E con quell'atto io ho fatto capire al Partito Democratico che io non li avrei cacciati, non li avrei cacciati gli altri, eravamo in 4 più che in 3, questo è il discorso. Centro storico, no, scusa, Michela, no, Michela, Monia, dove rispondere sul centro storico? Sul centro storico, noi ci abbiamo fatto creato quelle commissioni, che ha fatto anche un buon lavoro, e abbiamo l'assessore Verdecchia che segue con delega, che segue il centro storico con delega al centro storico, quindi di conseguenza ha tutto il lavoro fatto sotto mano, quindi con la relazione lasciata dai suoi predecessori, e ringrazio tutti. Io ringrazio, tra l'altro ho ringraziato solo Franco e Marcello, ma ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con me, perché nessuno si è stato a girare i pollici, tutti hanno lavorato e hanno fatto il massimo in quello che potevano fare, e di conseguenza questo, io sono d'accordo, e quindi che tira avanti quella commissione, di conseguenza c'è l'assessore che poi comunque ci lavorerà, perché quello è stato un lavoro prezioso con tutti i tecnici, non tecnici, ma sicuramente è stato fatto, portato avanti un buon lavoro. Monia. Buonasera a tutti, Monia Bassetti, residente alla Luce. Un chiarimento rispetto al mio quartiere, facile, tre parole chiave: alluvione, metanodotto, stoccaggio. Qual è il vostro programma per la Luce? Faccio diventare la periferia di Beirut. Allora, tre parole: stoccaggio, continuiamo con la stessa strada, siamo contrari. Metanodotto, continuiamo sulla stessa strada, siamo contrari, e tra l'altro proprio ieri era stato Norberto, ha incontrato gli avvocati proprio per andare ulteriormente, bisogna dargli un altro incarico per il termine giusto, qual è? Per il contro ricorso, insomma, che dobbiamo fare. Quindi la linea è sempre quella: contro stoccaggio e contro metanodotto. Bella domanda anche questa, perché c'è una novità. Abbiamo finanziato l'opera per dopo l'alluvione, ovviamente partiranno i lavori dei fossi proprio lì da Vittorio Virgili, dove è il problema, dove c'è l'imbuto, e già 20 giorni fa hanno portato via del terreno da sotto quel fosso, e quindi se dovesse piovere domani, speriamo di no, stiamo abbastanza tranquilli. Però lì si riapre, bisogna riaprire completamente il fosso, e abbiamo il parere favorevole sia della sovrintendenza sia della provincia che ha fatto il progetto, e di tutti, insomma, quelli che dovevano dare il parere.
il lavoro lo farà la ditta Socab, perché vogliamo risolvere un altro problema che è da annoso, insomma. Lì c'è quella strada che vi fa un polverone, ne abbiamo anche parlato, vi fa un polverone enorme, di conseguenza quella strada verrà spostata verso monte, insomma verso la luce, e quindi verso Vittorio Virgili, e lì poi si riaprirà il fosso, poi ci sarà la mitigazione anche lì con delle piante, e in più si lavorerà a monte anche su altri due punti per il fosso, un intervento di circa 70.000 euro, quindi poi dopo sia, insomma, il problema del fosso si risolverà, e si risolverà anche la questione delle polveri per gli abitanti, in poche parole. I tempi, dico questo, sinceramente doveva essere già partito questo lavoro. Il progettista è l'ingegner Lauretti della provincia, lo stesso che ha progettato il muro Via Tevere, quindi marcia degli al cimitero, ha dovuto progettare per la provincia di Fermo, per far approvare la provincia di Ascoli il ponte di Rubianello. Io ho parlato con la ditta e loro sono disponibilissimi a partire nell'immediato, purché però questo ingegner Lauretti va a picchettare la strada. Doveva completare il ponte, il progetto del ponte di Rubianello, l'ha, in poche parole, l'ha approvato oggi, me lo confermano i giornalisti, e quindi di conseguenza è libero per andare a picchettare, e quindi per far iniziare i lavori, perché già sono passati tutti i tempi, sia sulla questione della sovrintendenza, abbiamo tutte le carte in regola e le risorse per farli partire, quindi non è una mancanza nostra, però capisco, dicono che stanno in esubero i dipendenti della provincia, però questo sta veramente incasinato, perché effettivamente è una bravissima persona e sta seguendo la situazione, e di tra l'altro Jay Renzo lì, che è stato un suo dipendente, quindi di conseguenza sa di che persona parliamo, quindi questi lavori inizieranno a breve. Invece per stoccaggio e metano rotto, quindi per sapere lo stato attuale delle cose, a che punto siamo, possiamo fare riferimento all'assessore Clementi? No, per lo stoccaggio, allora queste sono deleghe che, allora, che io con decreto numero 8 avevo dato a Franco Lattanzi, proprio perché giustamente Marcello Diomedi dei Democratici e Popolari, con Franco dei Democratici e Popolari, avevano seguito e facevo, insomma, un buon lavoro svolto, sapeva tutta la situazione, quindi l'avevo dato proprio per far continuare il lavoro, perché non volevo escludere nessuno, quindi era anche sono deleghe importanti e pesanti. Comunque sia, noi abbiamo, oltre ai dipendenti comunali, oltre ai nostri avvocati che stanno seguendo la questione, adesso decido a chi dare le deleghe, vediamo un attimo com'è, perché adesso se Franco domani mi dice, Alessio, io domani non mi dice guarda, ci ho ripensato e rientro in giunta, dovrò revocarlo, e quindi quelle deleghe, bilancio, stoccaggio, metanodotto e altre due deleghe devo rigirarle all'interno di questa giunta, ovviamente non nominerò un altro assessore. Monia, comunque per qualsiasi cosa venite su, la risposta c'è, con le persone competenti, quindi adesso l'assessore, chi c'ha la delega, però c'è il dipendente, c'è anche l'avvocato che ci lavora per noi, quindi qualsiasi cosa a disposizione. Giusto per sapere che morte dovevamo morire. No, non c'è stata a morire proprio, insomma, bisogna fare il massimo per non farlo realizzare, semplicemente quello, questo è il discorso. Prego. Buonasera, io vorrei fare una riflessione sul tema principale l'argomento principale della serata. Partiamo dal fatto che non sto qui a sindacare la legittimità di questo cambio di maggioranza e di giunta, perché scusa, sei che purtroppo non ti conosco. Michael Legidi, di Bivio Cascinare. Sì. Non sto a legittimare, ecco, se sia giusto o sbagliato questo cambio di giunta e di maggioranza. Io sono troppo giovane per ricordarlo, ma penso che la maggior parte di voi ricorderà la Prima Repubblica, i governi balneari della DC che cambiavano ogni 4 mesi, quindi tutto giusto, tutto, cioè, e si è già visto nella storia, si è sempre fatto, quindi non vedo, ecco, perché sindacare su questo. Il problema è semmai che, come diceva il signor Vitali, le parole sono importanti, quindi abbiamo un sindaco che, Alessio, del tuo ovviamente, ci mancherebbe,
ti sei presentato come diciamo la politica nuova, la politica che avanza, fallo i punti col passato, mai più il PD in giunta, mai più col PD, ecco, mai più con i partiti Zavorra, siamo una cosa nuova, siamo il cambiamento, siamo lontani dal vecchio modo di fare politica, e soprattutto avevi un programma per cui sei stato votato. Ecco, diciamo che il primo punto, il fatto mai più coi partiti eccetera, già sotto questo punto di vista hai voltato le spalle ai tuoi elettori, andiamo avanti, ok, non muore nessuno, però sei stato votato per un programma. Adesso, anche sentendo le dichiarazioni di Paride, a me non sembra che esattamente il PD sia entrato in giunta per fare da stampella e votare tutte le cose che tu hai nel programma deciso da te, dai Democratici Popolari e dagli ex IDV, IDV, DC, come volete chiamarli, non so manco più chi sono, vedete voi, insomma. Avevi un programma. Io penso che il PD sia entrato in giunta con le proprie idee e con la voglia di sovvertire, diciamo sotto qualche punto di vista, il programma, perché Paride ha dichiarato apertamente che non è d'accordo sul modello di partecipazione che tu porti avanti. Allora, sul modello di partecipazione l'ha dichiarato anche nelle ultime assemblee pubbliche, l'ultima tornata, sia l'assessore Diomedi che l'assessore Lattanzi, che c'era da rivedere proprio la questione perché non funzionava e non ha funzionato. Però siccome era per Sant'Elpidio una novità, purtroppo si può anche sbagliare, e quindi di conseguenza non ha funzionato, va corretta la situazione. Per quanto riguarda il mio programma, come ho detto prima, il mio programma, quello del maggio 2012 è quello stesso di oggi, integrato con qualche punto, ma con qualche punto casa di riposo, dove ci siamo incontrati in consiglio comunale, politiche integrate con i comuni limitrofi, perché l'unione fa la forza, e quindi di conseguenza, soprattutto come ho detto prima, sul turismo, come abbiamo già prodotto una delibera in questo senso, dove insieme al comune di Porto Sant'Elpidio, proprio per l'Expo, che è la vetrina più importante che abbiamo nel 2015, quindi abbiamo presentato questo progetto integrato, faremo addirittura di bicità insieme con il comune di Porto Sant'Elpidio. Con Nazareno ce ne siamo detti, se dobbiamo lavorare per il turismo, lavoriamo per il turismo in tutti i sensi, quindi tipicità che è a livello commerciale per noi, però lavoriamo anche per tipicità insieme, stand vicini, cerchiamo di collaborare anche qui. Quindi quando ho detto partiti no, l'ho detto io in campagna elettorale, ma il discorso è questo: io quel programma che ho presentato nel 2012, che ripeto è lo stesso di oggi, il discorso è questo: se io non riesco a attuarlo, io sono preoccupato, allora devo trovare tutte le strade possibili per attuarlo, e io l'ho trovata, questa ho trovato. Non ma potevo andare da una... dobbiamo aspettare che il programma che tu hai fatto con XTV con il gruppo Lattanzi venga attuato. Sì, venga attuato tale e quale con l'aiuto del PD, che quindi il PD non vada a modificare nulla di quello che è il tuo programma. Questo penso sia la cosa fondamentale che ci interessa. Questo è quello che abbiamo detto, integrato su qualche punto, ma nulla da cancellare di quello che era il nostro programma approvato, protocollato nell'aprile del 2012 al momento delle elezioni, in poche parole. Questo è una certezza. Il discorso è questo: la mia preoccupazione da sindaco è che io devo raggiungere gli obiettivi, e se sto qui per non raggiungerli è meglio stare a casa, non ha senso, capito? Questo è il discorso. Ma non ha senso commissariare una città come questa, che ha i numeri per governare, ha i soldi per governare, ha i progetti per governare, i progetti messi in campo, e li vedrete. Poi dopo, come diceva giustamente prima Alessandro, dice: guarda, prima la fatti ci sta, se partono 3 milioni c'erano, sì, alcune cose le abbiamo deliberate ultimamente, altre prima, però ti voglio dire, il sindaco prima ero io, oggi sono io, voglio dire, adesso non è che io faccio l'esempio della squadra della nazionale, non posso dire la Juve perché uno può essere antipatico della Juve, dell'Inter, che stia, però io sono l'allenatore della nazionale.
Quindi di conseguenza la squadra me lo posso permettere, la faccio io e metto in campo la squadra che mi porta a vincere i mondiali, perché se, la squadra, se devo fare allenatore per poi essere esonerato, io non ci sto, non sto qui a fare il kamikaze, io voglio essere vincente, voglio essere fattivo, ma non per me, sarà pure per me, ma per voi, per tutti voi, per la città, perché non ci meritiamo quello che sta accadendo a Fermo. Non ci meritiamo quello che sta accadendo oggi a Fermo. Adesso andiamo all'ultima domanda, così, perché più che altro rimaniamo in cinque. Chi è? Scusa, un secondo. Un secondo. Un attimo, che mezz'ora che mi sta. Prima dell'ultima domanda, giusto per stigmatizzare, no? Volevo fare solo una domanda di un secondo al segretario del Partito Democratico, no? Lo sai se che poi risponde fine... in otto no, minuti. No, se, però, questa la risponde in due secondi. Se alla fine della serata, almeno con sincerità, ci puoi svelare a cuminchia è che rimarrà in mano quella benedetta banana. Ecco. Ti facevo un tacchino, che era su Johnny Stecchino. No, aspetta, no, allora facciamo una domanda seria prima. Paolo, fai la domanda. Dopo Bruno gli rispondiamo alla fine. Allora, si è parlato durante il periodo elettorale, dopo, stasera. Partecipazione e trasparenza. Parliamo un attimo di fatti. Appena vinto le elezioni, io ho fatto una richiesta protocollata in più occasioni, due o tre volte, per riprendere il Consiglio Comunale, al quale non mi è stato mai risposto. Ho realizzato successivamente un evento a... un evento con intitolato Sagra della Cultura, dove all'interno c'erano delle iniziative per coinvolgere la cittadinanza. Non mi è stato mai grazie all'ufficio cultura, ringrazio i dipendenti dell'ufficio cultura, ma nessuno ma musice, sono rimasto solo, diciamo, nell'organizzazione, loro mi hanno dato solo le autorizzazioni. Ma mi aspettavo qualcosa dall'amministrazione, nel senso, proprio per quello che si diceva. Poi che è successo? Lattanzi, c'è stata questa rottura, alcuni fatti. Lattanzi da dicembre dice, da un po' di tempo dice vogliamo un incontro pubblico per parlare e per discutere di quello che sta accadendo, e mi ritrovo in un'assemblea dove l'opposizione è andata alla maggioranza, o è l'opposizione alla maggioranza, non capisco più chi è, sta all'opposizione, che la maggioranza, bisognerebbe mettere un bel muro in mezzo, uno da una parte, uno dall'altra, e dove dice io sono organizzato, io parlo solo io, e, cioè, c'è qualcosa che non va, secondo me, no? Perché si è rifiutato sempre di fare questo incontro pubblico? Perché non si fa? Perché in un'assemblea del genere si parla sempre contro le persone che non ci sono e non si fa qualcosa di pubblico tutti quanti insieme e si mettono in faccia le facce di tutti? In modo che hanno la possibilità tutti di rispondere, ma questa è la stessa cosa che ho detto a Martinelli all'epoca quando ha fatto l'incontro suo, come avete fatto voi. Allora, per quanto riguarda, allora, stasera innanzitutto è un'assemblea, io sono ospite, ma alla fine mi ha tirato sopra Raffaele e quindi alla fine sono rimasto all'inizio. Scusa una cosa, ti aggiungo un dettaglio, così rispondiamo secco alla domanda che Marisa vuole fare dall'inizio. Accetterai o pensi di accettare il consiglio comunale aperto, visto che è quello di cui anche si parla, anche se io parte di quello che lui sostiene, certo. Si potrebbe discutere a lungo, però aggiungici anche questa risposta, così certo. Poi chiudiamo. Allora, per quanto riguarda questa è un'assemblea pubblica organizzata dal PD e io sono un invitato come tutti quelli che stanno seduti lì, poi ripeto, mi hanno tirato qui sopra dall'inizio e rispondo a tutte le domande, quindi tutti stasera potevano partecipare. Chiedo scusa, anche Lattanzi ti ha invitato, però tu sei venuto al PD alla riunione dell'opposizione. Me non ha invitato nessuno. Lattanzi ha fatto, se non vado errato, perché era disponibile, non è stato invitato da nessuna parte, però. Non ha fatto una richiesta, non ha fatto sul giornale.
No. Lui sta raccogliendo firme e l'ha raccolta la quarta per presentare la richiesta di un consiglio comunale aperto che poi valuterà in base al regolamento il presidente del consiglio, il capogruppo, quindi ha fatto una richiesta differente. Questa, diciamo, era un'assemblea pubblica in cui hanno coinvolto tra l'altro giornalisti, quindi faccio un piccolo appiglio visto che qua piace tutto parlare di Facebook. E diciamo che l'idea di questa iniziativa, che è nata a Partito Democratico, fondamentalmente aveva l'idea dell'interfaccia. Come vedi, tutti fanno domande, la papera e chi che sia hanno fatto ognuno le sue domande, quindi in fondo potevano partecipare tutti ed era un'occasione unica. Se il concetto di principio è, siccome organizza il PD questa cosa non vale la pena partecipare, allora la tua domanda che dovresti rivolgere ad altri è che cosa intendono per partecipazione, perché se partecipazione è qualcosa che organizzo io stesso è un concetto un po' diverso. Quindi vediamo dalla premessa che questa sarà un'iniziativa partita da qualcuno ma era aperta. Quindi noi siamo qua, tre giornalisti, ognuno con la propria testata dietro giornalistica, tutti liberi e indipendenti, quindi chi voleva partecipava, questa per me è partecipazione, il resto sono tante chiacchiere, ne schiamo spesso contro, quindi è un dato di fatto. Quindi tolta questa premessa, sul consiglio comunale aperto può rispondere al sindaco, magari non dipende, c'è un regolamento, quello che sia, però insomma iniziamo a dare un po' di contenuto al concetto di partecipazione. Io ti rispondo perché sono un protagonista di questa iniziativa e sono qui perché questa iniziativa aperta di partecipazione non è un concetto, tra l'altro usciamo anche dal termine partitico e quindi sembra che è una cosa mirata, no, partecipazione ha un significato chiaro, qui si viene e si partecipa. Dimmi. L'iniziativa, ma perché, scusa, la bandiera è un limite? Cioè che criterio è? C'è qualcuno fuori che ti dice se c'è la tessera entri non puoi parlare? Cioè il concetto di partecipazione mia è molto diverso, non è partecipazione scrivere su Facebook, non è partecipazione andare in mezzo a una piazza e insultare qualcun altro, partecipazione è avere la possibilità di prendere questo microfono, come hai avuto te, come ho avuto io, come hanno loro, rispondere e dialogare, questa per me è. Se poi l'organizza un partito, torno a dire, è un'organizzazione quella. Se la fa il comune a prescindere rappresenta tutti i cittadini, ma allora cosa vogliamo? Pure il comune c'ha i suoi pari all'interno. Dobbiamo andare un po' oltre, perché la gente che manca questa sera in realtà perde in partenza, okay? E non mi sta bene, e lo dico molto chiaramente, che poi vengano tacciati quelli che sono qua come se fossero di parte. No, partecipazione, non è una parte, e stacchiamo un'altra parola, sindaco. Qui merita l'applauso. Guarda Paolo, se te lo dice Raffaele non è uno che ci va leggero contro l'amministrazione, è obiettivo su tutti, insomma, quindi di conseguenza quando scrive lui non è mai, insomma, non è che è stato sempre a favore di Alessio Terrenzi, è obiettivo. No, fa un secondo, il discorso è questo, la partecipazione. Allora io innanzitutto non sono stato invitato, nel senso, da Franco, ma io penso che noi dobbiamo lavorare, non, questo è importante, però una volta, due volte, poi basta, non è che noi possiamo sempre stare a discutere di questo, perché la settimana prossima devo farmi il giro del territorio per parlare di bilancio, quindi tu pensi, non è che io mi posso stare lì a rispondere, per, ci sta Franco, Marcello, Antonio, XYZ, io devo lavorare, devo approvare il bilancio, vado a fare le cose molto serie, quindi di conseguenza quando ho fatto la scelta, criticabile o no, l'ho fatta per governare, per amministrare, poi dopo se ognuno mi fa la domanda io rispondo sempre, perché non pensare che se me non mi vedi sopra il palco, io domani mattina come tutte le mattine vado in comune e tutti i giorni incontro i cittadini, quindi sono sempre in contatto con i cittadini e tutti i giorni ricevo le domande positive, negative, comode, scomode, però tutti i giorni incontro i cittadini, non è che se non mi vedi passeggiare lungo il corso Baccio lo sindaco sta io a casa a dormire e manda solo le mail, no, io tutti i giorni incontro, tutti i giorni, in questi giorni stiamo cercando di tagliare il più possibile per raggiungere il pareggio di bilancio, quindi questo è il discorso, quindi io la partecipazione non ho paura, tra l'altro questa sera Raffaele parlava di consiglio comunale aperto e questa sera poteva essere un consiglio comunale aperto, lo è un consiglio comunale aperto, perché io mica lo so, adesso c'avevo Beppe Cifola davanti, quale domanda mi poteva fare Beppe Cifola, mi sono telefonato prima, dico mi fai questa domanda se no non apri bocca, oppure con loro io sinceramente li sono incontrati stasera e non ho concordato nulla, quello che mi ha fatto, lo so, la risposta è dovuta venire istantanea, perché se no o rimango a bocca chiusa, quindi non è che bisogna aver paura di qualcosa, di qualcuno, ho fatto una scelta, è talmente limpida la situazione che alla fine
Roberto mi ha fatto una domanda, non l'aveva capita, gli ho spiegato il motivo per cui Franco non era stato revocato. Quindi sul Consiglio Comunale aperto, come sto stasera qui, quando sarà, vado proprio sulla sede istituzionale, sulla sala consiliare, se il Presidente del Consiglio decide, ovviamente può deciderlo ovviamente se rispetta la normativa, perché se non rispetta la norma non può deciderlo, quindi se il Presidente del Consiglio, che è il Presidente del Consiglio Comunale, che è il capo di tutti i consiglieri, lui deve decidere se può essere un Consiglio Comunale aperto o non aperto. Se mi dice che è aperto, mi dice la data, io mi presento e tutte le domande rispondo. Adesso che me la fa Calcinari o Amavolo o che posso dire o la Marcozzi, non è che non mi sono paurito mai, e quindi di conseguenza non è che ho paura al prossimo Consiglio Comunale, ci mancherebbe altro. Finito quello, il giorno successivo è un altro giorno, l'importante è che io riesco a prendere le decisioni positive per la città, quindi non c'è problema, non è che ci sono pregiudizi o preclusioni, non abbiamo paura di nulla, insomma, questo è il discorso, perché noi siamo tutti i giorni sul territorio, non è che usciamo una volta all'anno perché siamo rintanati e quindi siamo rintanati in casa perché abbiamo paura, assolutamente, capito Paolo? Per quanto riguarda invece le riprese che tu chiedevi, devi chiederle non al sindaco o all'amministrazione comunale, devi chiederle lo stesso al Presidente del Consiglio, che ti deve rispondere, perché poi deve allora chiedono a Valentini, semplicemente perché lui deve parlare poi con tutti i consiglieri e dirgli guarda sì, sono disponibile a farmi riprendere per la questione della privacy, io sto su tutti i giornali, su tutte le TV, quindi poi capisci se ti dico di no, io non ho problemi, però magari tanti non sono predisposti e per quello se anche una sola persona dice di no per la privacy si blocca tutto, questo è il problema. Se posso, perché credo che sia un argomento anche interessante e parlo anche dalla mia esperienza quinquennale di Presidente del Consiglio, allora sapete, come avete anche già scritto, c'è un regolamento consigliare votato da tutto il Consiglio Comunale qualche anno fa. Quando dico tutto il Consiglio Comunale, quindi dall'allora minoranza, poi adesso la maggioranza, quindi il regolamento che regola i lavori del Consiglio Comunale. È previsto in questo regolamento, lo ribadisco, forse l'avete già scritto, è previsto all'articolo 49 la forma della seduta aperta. Ma attenzione, noi parliamo di un'istituzione comune che si presta ad un tipo di iniziativa, ma ci debbono essere i presupposti. Perché se si immagina il Consiglio Comunale aperto come una piazza dove tutti possono parlare, non è questo. Il Consiglio Comunale aperto, previsto dal Presidente del Consiglio, sentito il suo ufficio di presidenza e sentito il sindaco, che valuta la opportunità di farne una seduta aperta su un certo tema che interessa tutta la collettività. Perché per esempio, se quando è stato sostituito il Presidente del Consiglio Comunale Verdecchia, la minoranza avesse chiesto un Consiglio Comunale aperto e dire cara maggioranza, ma che succede? Ogni 25 giorni ci sarebbe stato un Consiglio Comunale aperto. E invece quando parliamo o di stoccaggio o di riunificazione con San Delpino a Mare oppure di altri temi importanti di sanità, sviliremmo così questa struttura. Anche perché dobbiamo capire che l'istituzione non è a servizio di questo o di quel partito per fare propaganda elettorale, oppure per... ci sono le sedi, come diceva, anche come queste di questa sera, aperte, dove qualcuno poteva dire la sua posizione. Quindi ecco, sarà comunque eventualmente, qualora il Presidente lo decidesse, una seduta aperta dove sarà così strutturata. Dice il regolamento che verranno per esempio invitati i parlamentari della zona che magari trattano quel dato tema, qui chi dovrebbero invitare? Non lo so, quindi verranno invitate tutte le associazioni e ci sarà una prenotazione a parlare, questo che sia chiaro, e dirà parlo io in nome dell'associazione Bingo Pallino, non si può alzare con tutto rispetto l'elettore di turno e dire ah ma voi, non è consentito, perché altrimenti voglio far capire che l'istituzione comune viene proprio messa sotto i piedi. Diverso è dalle quattro firme, è tenuto il Presidente del Consiglio in maniera obbligatoria fare il Consiglio Comunale entro il 23 febbraio, perché la richiesta è stata protocollata il 3. Ci sarà un Consiglio Comunale dove comunque già previsto, e io l'ho letto sulla stampa, che il sindaco ha già dichiarato che nella prima seduta consigliare utile
che farà le sue dichiarazioni e le sue comunicazioni su quello che è successo. Quindi dire che non c'è voglia di fare confronto, no, qui c'è voglia di fare tutti i confronti possibili, ma con le forme giuste, nel rispetto del regolamento consigliare, che non l'ha votato la maggioranza di Renzi, l'ha votato Martinelli allora, l'ha votato Mezzanotte allora, quindi è un regolamento che riguarda tutti. Su questo lo dico perché, attenzione, ma l'ha detto bene anche prima, c'è un'istituzione che va rispettata, non è che può essere messa alla sala consigliare ad uso e consumo di ogni movimento che riguarda più un partito, o, se mi consentite, movimenti politici formati legittimamente in una certa maniera, no? Perché uno struttura il proprio movimento politico come si pare, magari con per capirci, sono chiaro, con il fratello, con il cognato, con il socio nella ditta, e non è che possiamo mettere a disposizione la struttura consigliare per rivendicazioni di questo tipo. Ecco, ho voluto chiarire per questo. Guarda, mezza cosa, perché poi no, però questo è importante dirlo. Guarda, a parte a quest'ora siamo 20 persone, no? Però quanti ne eravamo stasera? Un centinaio? Raffaele, dimmelo tu. Infatti domani lo scriverò. Se questo era la vita, il problema vitale di Sant'Elpidio a mare, io questa sera mi sarei aspettato le persone, che non ti dico i pullman qua fuori parcheggiati, ma ti voglio dire che l'auditorium e la gente che stava in piedi, come la sera delle esperienze dell'anno, per dire. Mentre se stasera siamo qui con le sedie vuote, significa che a Sant'Elpidio a mare di questo qui a pochi intimi interessa, a quelli 10 che scrivono su Facebook, non di più. La gente gli interessa i fatti, che gli risolvi i problemi, la gente non arriva alla fine del mese, e io questo ho pensato, per questo non ho cambiato maggioranza, l'ho allargata. Perché io devo risolvere questi problemi, siccome io li ascolto tutti i giorni questa gente, allora questo io che ho voluto fare, ho voluto un po' più di spazio per andare avanti in maniera più veloce, questo è il discorso, né più né meno, non è che ci sta giochetti o questioni personali o qualcuno che si deve intascare qualcosa, qui non ci sono lobby, non c'è nulla, questo è il discorso. Risponde a Cozzi, no? Anche se ci vorrei dire sul Consiglio Comunale aperto, no, perché leggo delle robe su questo Facebook. Fabiano, scatta d'allarme. Allora, Cozzi, ti ricordi la trasmissione, tu c'era una certa età, quella di Gino Bramieri, che finiva con la barzelletta, dice: allora c'era un cinese da solo chiuso dentro una stanza, e poi gli va a finire la sigla. Ma era per chiudere in bellezza, capito? Fabiano, buonasera, sul testo di Polo.